la parola a Maurizio Cao, che farà gli onori di casa per l'Istituto Storico Italo-Germanico, e dopo a Francesco Frizzera invece, che farà, oltre agli onori di casa per il Museo della Guerra di Rovereto, anche un po' un'introduzione al tema di oggi. Grazie. Bene, Maurizio, lascio. Sì, buongiorno a tutti e a tutti. Io vi rubo solo qualche secondo perché ho il ingrato compito di darvi il benvenuto a nome del direttore Christoph Cornelissen, che oggi non può essere con noi, ma mi ha chiesto di trasmettervi un messaggio. Mi ha girato alcune righe che ora vi leggo. Dice il direttore: sono molto felice che l'ISIG sia di nuovo in grado di organizzare eventi in presenza. Allo stesso tempo mi spiace moltissimo di non poter essere presente di persona oggi perché impegnato in un evento a Villa Vigoni. Aspetto con grande interesse di conoscere i risultati delle vostre relazioni e discussioni. Fiume 1922 sembra un faro nelle circostanze attuali. Auguro al vostro evento un grande successo. Io aggiungo solo un paio di parole per sottolineare la rilevanza dell'incontro di oggi, non solo perché rappresenta uno dei, ahimè, rari momenti in cui torniamo a vederci, a incrociare i nostri sguardi non solo per il tramite di uno schermo. Come forse avete capito, i protocolli FBK pandemici, post-pandemici sono piuttosto rigidi, e di fatto questa è davvero una delle prime occasioni che abbiamo per ricominciare a frequentarci un po' in presenza. Ma l'incontro, come dire, è rilevante dal punto di vista del non solo scientifico ma anche istituzionale, perché è l'occasione per rinsaldare ulteriormente i rapporti con gli amici del Museo della Guerra di Rovereto, con cui forse è possibile immaginare anche ulteriori intrecci e sviluppi per il futuro, e anche l'occasione per rivedere vecchi amici, vecchi colleghi, in maniera anche abbastanza strana, per vedere per la prima volta colleghi con cui si dialoga ormai con una certa frequenza negli ultimi mesi, ma che insomma non si era mai toccato. Oggi per la prima volta ho toccato e ho stretto la mano di Enrico, quindi questo è un'occasione che permette anche queste cose. Io non sono un esperto di fiumanesimo, quindi sarà Francesco ad inquadrare il tema. Io le cose che conosco, che poi peraltro non sono neanche molte da approfondire, le conosco grazie probabilmente alle cose che avete scritto voi, quindi sono un lettore, a partire dalla mostra che Alessio aveva curato ormai una dozzina d'anni fa, forse 2009, quindi sì, qualcosina più di una dozzina d'anni fa, in cui aveva scritto, se non ricordo male, anche Marco, Francesco, quindi ecco, le poche cose che so le so grazie a voi, quindi non mi permetto di definire i contorni della, diciamo così, dei vostri interventi. Vi lascio ai vostri lavori, vi porto i saluti anche di tutta la parte dell'istituto che per varie ragioni di progetti, di incontri, di seminario, di permanenza all'estero non sono presenti. Auguro a tutti un buon lavoro. Io a mia volta vi do il benvenuto a nome del Museo Storico Italiano della Guerra, che assieme all'Istituto Storico Italo-Germanico ha coorganizzato questo incontro, che è, diciamo, a tutti gli effetti un incontro fra detti ai lavori, fra esperti di una questione specifica dell'uscita della guerra italiana, e che abbiamo voluto però, diciamo, allargare a un pubblico un po' più ampio e anche competente nell'ottica di fare alta divulgazione. Oggi con noi abbiamo qui degli esperti della questione fiumana, che come altri centenari ha prodotto un profluvio di pubblicazioni, alcune buone, altre meno buone. Noi abbiamo cercato di radunare un po' il meglio che si è visto nel panorama editoriale degli ultimi due anni per impostare una chiacchierata, un incontro dialogico che abbia i caratteri della discussione dotta, dell'approfondimento di alcuni temi o di alcuni nodi che poi hanno un'incidenza anche su quello che accade in Italia negli anni successivi.
Abbiamo qui con noi Enrico Serventi Longhi, che ha pubblicato un volume dal titolo Il faro del mondo nuovo. Abbiamo Marco Mondini, che è già stato ricercatore qui ad ISIG, che ha pubblicato un volume dal titolo Fiume 1919, una guerra civile italiana, e Federico Carlo Simonelli, che si è incentrato sulla figura d'annunziana e il mito di Fiume, con un volume appunto dal titolo D'Annunzio e il mito di Fiume, riti, simboli e narrazioni. Doveva essere con noi anche Raul Pupo, al quale avevamo chiesto di immaginare un inquadramento un po' più vasto su quello che accade anche nell'area fiumana e balcanica dopo la vicenda di Fiume. Non ha potuto essere con noi per ragioni personali e si scusa con i relatori e con i presenti. Noi siamo qui oggi in realtà con un'ottica anche piuttosto prospettica, se ragionata in termini europei, perché l'uscita dalla Grande Guerra è un'uscita che lascia tutta una serie di strascichi di lungo periodo, per certi versi non così percettibili nell'Europa occidentale, verso la quale siamo soliti guardare, se si eccettuano le modalità di ricostruzione del lutto, della commemorazione, della rimembranza, e che invece sono strascichi particolarmente violenti nell'Europa orientale, dove di fatto finisce la Prima Guerra Mondiale, ma molto spesso le armi non tacciono, e soprattutto nel tempo immobile che si situa fra l'armistizio e i trattati di pace ci sono tutta una serie di episodi bellici, anche di grossa rilevanza per gli stati successori dei grandi imperi che vengono a sparire con la Prima Guerra Mondiale. Fiume, in piccolo per certi versi, perché era una città di cui nessuno o quasi in Italia sapeva niente fino al 1919, diventa uno di questi episodi. E non è uno degli episodi, più irrilevanti, per il semplice fatto che gran parte dei conflitti che scoppiano nell'Europa orientale dopo la fine della Prima Guerra Mondiale sono conflitti di grandi dimensioni che coinvolgono stati che erano usciti sconfitti dalla Prima Guerra Mondiale o che erano nati sulle ceneri dei trattati di pace di quella guerra. Fiume è un caso particolare perché coinvolge lo Stato italiano, che è uno Stato che ha vinto la guerra e che si dimostra per certi versi poi incapace di vincere la pace, nonostante dal punto di vista politico sia anche uno di quegli stati che al termine del conflitto possa dire di aver guadagnato di più in termini territoriali o di spazio geopolitico da quella che è stata la guerra europea. Quindi per certi versi questo è un episodio che va inserito in un quadrante molto più ampio, che non si limiti solo alla prospettiva italocentrica a cui siamo abituati e che non si limiti alla prospettiva occidentale a cui siamo abituati, ma soprattutto va letto un po' con la capacità di avere uno sguardo di lungo respiro anche in termini diacronici, perché pur essendo un episodio piuttosto puntuale ha un prima, ma soprattutto ha anche un dopo, dal quale dipendono molti sviluppi della vicenda italiana. Dal punto di vista museale o di chi fa cultura attraverso le esposizioni museali, per noi questo incontro è particolarmente stimolante per due ragioni. In primo luogo, come anticipava prima Maurizio, il museo, pur essendo nato come museo della guerra, non è stato sordo nel tempo rispetto alla vicenda fiumana, al punto tale da dedicarvi una mostra tematica e una pubblicazione una decina d'anni fa. In secondo luogo, ci troviamo in questo momento in una fase di riallestimento complessivo del percorso di visita permanente. Nei prossimi 2-3 mesi andremo a delineare uno spazio espositivo che ha come tema prevalente, come asse forte, quello della transizione dalla guerra alla pace, e pertanto non potremo far finta che la vicenda fiumana non esista, e anzi questa, dalla prospettiva di un museo che si propone di raccontare la guerra italiana, è una vicenda particolarmente rilevante. Per cui in tal senso per noi potrebbero risultare particolarmente stimolanti le riflessioni, le suggestioni che emergono dalla giornata di oggi, perché uno dei compiti delle istituzioni museali è quello di portare i contributi più aggiornati della ricerca storica all'interno di percorsi
che hanno una natura divulgativa ma che vengono proposte ad un pubblico più generalista e più ampio, per certi versi magari edulcorati nel lessico, ma che non possono non tener conto delle acquisizioni storiografiche. È un compito non facile, che però cerchiamo di assolvere facendo affidamento a chi di questi temi si occupa e si occupa con competenza, ragione per cui abbiamo chiesto ad Alessio Quercioli, e non ad esempio al sottoscritto che non è un esperto di questione fiumana, di coordinare questa tavola rotonda, perché lui, diciamo, a differenza di me e molto meglio di me, si è occupato della vicenda, ha già curato per il museo studi e pubblicazioni sul tema e, diciamo, in quanto anche lettore accanito, è molto più diciamo sul pezzo per quanto riguarda la gestione di una discussione che immaginiamo il più possibile proficua. Come dicevo prima, l'impostazione è di natura dialogica, abbiamo degli esperti che ci presenteranno il loro punto di vista sulla questione, ma il tutto, diciamo, ha un format tale per il quale immaginiamo che voi, se avete delle curiosità, diciamo, al termine della parte più corposa della discussione possiate intervenire, porre dei quesiti e, insomma, gestire il tutto in maniera dialettica, anche data la dimensione numerica del gruppo che partecipa a questo incontro. Grazie ancora, lascio la parola ad Alessio e auguro a tutti un buon lavoro. Mi siedo fra il pubblico come spettatore interessato. Grazie Francesco e buongiorno a tutti, grazie a tutti voi per essere qui. Cerchiamo di così rapidamente inquadrare il perché di questo incontro. La questione di Fiume è sempre stata interpretata, no? In maniera piuttosto ambigua e spesso imprecisa. Cioè, il fascismo ha cercato di far passare l'idea ovvia, insomma, la storia del Giovanni Battista del fascismo, quindi D'Annunzio e i fiumani come assoluti precursori di quello che poi è stato il ventennio, e sulla falsa riga di questa interpretazione anche la storiografia italiana, almeno inizialmente, ha schiacciato il tutto, quindi penso ai lavori di Tasca, Vivarelli, insomma, fascismo e annunzianesimo quasi come due facce della stessa medaglia. Di contro, vado molto in maniera molto sintetica, ma insomma è solo per inquadrare la questione, a partire dalla metà degli anni 60, cioè, c'è stata una nuova lettura degli eventi, penso a De Felice soprattutto e alla sua, chiamiamola scuola, insomma, i suoi discepoli, una lettura molto interessante, una lettura anche nuova, e si è cercato a quel punto di mettere in risalto la non uniformità del dannunzianesimo, cioè la presenza molto forte di elementi sindacalisti, di elementi libertari, di elementi ribellisti, passatemi il termine. Da qui la famosissima, almeno nell'ambito di chi si occupa di queste cose, contrapposizione tra la fase più conservatrice del fiumanesimo e la fase invece più rivoluzionaria e libertaria, il passaggio di consegne tra Giuriati e De Ambris, visto come una netta, forte linea di rottura tra un fiumanesimo nazionalista e, passatemi il termine, più di destra, e un fiumanesimo invece decisamente spostato invece a sinistra, ecco, per usare un po' queste così differenziazioni molto novecentesche. È stata sicuramente una boccata di ossigeno nella ricerca storica, solo che poi si è forse teso un po' troppo a esagerare da questo punto di vista. Per esempio, un po' sulla falsa riga di questi studi sono nati anche più recente, anni 90, eccetera, studi in cui il dannunzianesimo veniva quasi tutto letto alla luce di una grande festa rivoluzionaria, e quindi bagordi continui, amore libero, cocaina, e quindi il dannunzianesimo, penso al notissimo lavoro di Claudia Salaris, no? Quindi il dannunzianesimo come festa della rivoluzione. Elemento che esiste nel fiumanesimo, ma che forse a un certo punto ha teso a prendere un po' troppa consistenza. E quindi diciamo che quando si andava a leggere gli eventi di Fiume, il rapporto col fascismo veniva spesso visto come un semplice utilizzo da parte del fascismo di una simbologia fiumana,
una questione un po' di superficie, a noi me ne frego, i gagliardetti, ma tutto lì. Però insomma non è proprio convincente, no? Almeno dal mio, ma suppongo anche dal vostro punto di vista questo, perché com'è possibile, se il fiumanesimo era proprio tutta questa ideologia assolutamente libertaria, rivoluzionaria, sindacalista, che così semplicemente armi e bagagli, i suoi simboli siano stati trasferiti nel fascismo e assolutamente inglobati in esso senza grossissimi problemi? E poi questa impresa di Fiume è stato veramente sto carnevale continuo? Cioè è solo questo l'aspetto? C'è un D'Annunzio annoiato perché la guerra era finita, non aveva più imprese da compiere, che coglie la palla al balzo di potersi schierare alla testa di un manipolo di arditi e prendere questa città. No, ovviamente questa interpretazione faceva un po' acqua. C'erano degli aspetti ovviamente veritieri, interessanti, non siamo qui a demolire De Felice, insomma, ma non tutto tornava. Ecco, i lavori dei nostri tre ospiti sono, dal mio, ma non solo dal mio punto di vista, può contare fino a un certo punto, insomma, dei lavori molto innovativi nella reinterpretazione del fiumanesimo, e ognuno da par suo ci mostrano come la questione sia molto più complessa. Cioè, quando si fa un po' di storia ci si accorge subito che le divisioni nette tra bianchi e neri, tra buoni e cattivi, tra democratici e illiberali, insomma, reggono, ma insomma fino a un certo punto. Bisogna andare a scavare un po' più in profondità e le cose non sono proprio quelle che appaiono. Dopo magari incalzerò nuovamente e chiederò altre cose su questo, anche approfittando anche della loro competenza, anche su certe questioni che del dopo Fiume e del fiumanesimo, quello che accade dopo, che sono interessanti, ma non voglio rubare troppo spazio. Vorrei piuttosto iniziare appunto finalmente questa chiacchierata e così partirei da Marco Mondini, sempre però nell'ottica poi di una discussione libera, dove si può intervenire, si può insomma il più possibile appunto libera e così ricca di suggestioni, e mi interesserebbe un po' il punto di vista di Marco su quella che è la preparazione dell'impresa, chiamiamola così per convenienza, il ruolo dell'esercito italiano, un ruolo notevole che però Marco ci aiuterà a capire meglio. E poi io chiederei anche, ripeto a Marco, ma anche ovviamente a Federico ed Enrico, il loro punto di vista, per esempio, sulla questione del famoso colpo di Stato. Cioè, quanto è stato reale dietro l'impresa di Fiume l'idea che potesse avvenire anche in Italia, e non solo a Fiume, un cambio di potere? Il Duca d'Aosta, il generale Giardino, il ruolo che effettivamente ha avuto, ma che bisogna capire fino a che punto effettivamente di peso, Oscar Sinigaglia e quindi quel gruppo industriale lì, nel cercare di arrivare a un cambio istituzionale anche in Italia. Quindi Fiume, sì, come impresa di D'Annunziana, ma con qualcosa di più alle spalle. Lascio la parola intanto a Marco e poi dopo continuiamo lungo la strada. Grazie. Grazie intanto, grazie per l'invito. Entriamo subito in medias res. Ho sempre pensato che se un regista dovesse costruire un film, e un bel film non c'è, sull'impresa fiumana, per cominciare con una sequenza d'impatto dovrebbe puntare una telecamera fissa su un certo punto della strada, della loro stradina, adesso purtroppo un'autostrada, che porta all'ingresso della città alle 11 di mattina del 12 settembre del 1919. Arriva questa auto con sopra il cosiddetto vate della patria e viene fermata da un giovane tenente colonnello, che è il capo di stato maggiore del corpo italiano, del comando italiano del corpo interalleato di occupazione a Fiume, guidato da un signore che si chiamava Vittorio Emanuele Pittaluga. Questo tenente colonnello si butta letteralmente davanti all'auto, anche perché questa non aveva nessunissima intenzione di fermarsi, col revolver in mano dice:
minaccia il tenente colonnello in congedo d'annunzio, già qui si capisce che c'è almeno un ufficiale nell'esercito italiano che non ha alcun rispetto sacrale della figura del Vate, pregandolo di tornare indietro. Perché? Perché era giunta notizia telegrafica al comando italiano che una colonna di disertori, per chiamarli come sono, non sono eroi, non sono giovani entusiasti amanti della patria, sono dei disertori, stava marciando in armi sulla città contravvenendo agli ordini ricevuti. Nel frattempo arriva, è un po' più pesante come la maggior parte dei generali italiani dell'epoca, Vittorio Emanuele Pittaluga, che arringa con parole alate il tenente colonnello in congedo D'Annunzio e gli dice che così facendo porterà la rovina allo Stato, e D'Annunzio sinteticamente risponde me ne frego e tira diritto, dal che si desume che il me ne frego e il tireremo diritto entrano prepotentemente nella storia della retorica politica italiana quel 12 settembre. Stacco, e a quel punto potremmo direttamente andare con la telecamera non più fissa ma mobile dentro quella specie di bordello a cielo aperto che diventerà fiume nei mesi successivi. Cosa c'è prima? Perché quello è il momento in cui si traccia una linea rossa tra il prima e il dopo, ma tra il prima e il dopo di tante storie. Quando io ho cominciato a lavorare al mio libro, in realtà ci ho cominciato quando lavorammo insieme alla mostra, quindi questo libro ha avuto una gestazione di 10 anni, a me non interessava tanto scrivere una storia di fiume per fiume, e da questo punto di vista devo dire io non mi arruolo, a differenza di Federico Enrico, negli specialisti della storia dell'impresa fiumana. A me interessava scrivere una storia di fiume come portale che ha permesso alcune cose, come una specie di arco maledetto o di buco nero dentro cui entrano alcuni attori della storia pubblica italiana, in primo luogo ma non solo i militari, e escono completamente trasformati. Perché? Perché per rispondere subito alla tua sollecitazione, e senza in realtà voler poi rubare tempo, questa è una chiacchierata molto molto amicale, i militari italiani fino all'estate del 1919 erano stati, intendo i militari come professionisti delle armi, quindi i regolari, gli effettivi, i famosi ufficiali in servizio permanente effettivo, erano stati la quintessenza del lealismo istituzionale. Si poteva dire qualsiasi cosa dei militari italiani, anche che tendenzialmente perdessero le guerre molto più di quanto le vincessero. Infatti l'Italia non aveva mai vinto una guerra in vita sua. Da quando esisteva il Regno d'Italia, 1861, non c'era una singola campagna che fosse stata vinta dall'esercito italiano. Oddio, con l'eccezione ovviamente della presa di Roma nel 1870, ma mi sentirei di derubricarla a passeggiata più che a campagna militare. Ma con tutti i loro difetti, i militari italiani erano la guardia di ferro della dinastia. Non gli era mai passato per l'anticamera del cervello di fare qualcosa che fosse al di là o al di fuori della linea politica dettata da Casa Savoia. In effetti, da questo punto di vista, normalmente si dice, sbagliando, che i militari italiani fossero apolitici. Non erano apolitici, erano impolitici, nel senso che Thomas Mann attribuisce al termine. Cioè, erano profondamente conservatori, normalmente sciovinisti, nazionalisti, tendenzialmente anche abbastanza ottusi, non avrebbero capito la differenza fondamentalmente tra una democrazia e una liberal democrazia, nemmeno a pagarli perché non leggevano, ma erano fondamentalmente lealisti, fedeli servitori dello Stato, ovviamente nella figura del re, anche perché al re e allo statuto albertino loro prestavano giuramento. Quindi come diavolo è possibile che il 12 settembre del 1919 alcune centinaia di granatieri e poi alcune altre migliaia di soldati dell'esercito regolare, qua stiamo parlando di soldati e ufficiali in uniforme, non ancora congedati, cioè non erano quei gran patacca degli squadristi che facevano finta di fare i soldati un paio di anni dopo, non era una marmaglia di congedati che voleva riprendere le armi perché com'era bello avere 20 anni, no, qua stiamo parlando di soldati in servizio. Com'è possibile che nel settembre del 1919 ufficiali dei granatieri, soldati dei granatieri, stiamo anche parlando di una delle brigate, di uno dei reggimenti, di un battaglione, di un reggimento, di una delle brigate più celebrate della storia dell'esercito italiano, i granatieri, non il 127esimo reggimento di fanteria creato il giorno prima, i granatieri esistono da quando c'era lo Stato, esistono da quando c'è Casa Savoia.
Com'è possibile che abbiano contravvenuto agli ordini dei loro comandanti e che abbiano praticamente arrotato un generale italiano sulla strada polverosa che portava a Fiume, che sembravano i soldati russi che si disfano dei loro generali buttandoli sotto i cingoli di un carro armato? Beh, per spiegare questo bisogna richiamare tre ordini di fattori. Primo, da un punto di vista della formazione, della psicologia di un militare in uniforme, la Grande Guerra è una specie di grande lavatrice che centrifuga tutto, ma non si sa esattamente cosa restituisce. Restituisce intanto la disintegrazione del vecchio corpo ufficiali, però questo lo sappiamo per certo. L'Italia entra in guerra nel 1915 con un corpo ufficiali tendenzialmente gerontocratico, ma molto solidamente formato, ottimi tecnici, ma soprattutto, lo ripeto ancora una volta, devoti servitori dello Stato, ed esce nel 1918 con un esercito molto più forte, molto più moderno, molto più efficiente, ma composto per lo più, cioè tenuto in piedi, da 150.000 ufficiali di complemento, che sono sostanzialmente dei ragazzini di 20 anni, a cui per 3 o 4 anni hanno fatto il lavaggio del cervello dicendogli che loro erano la spina dorsale della nazione e che la loro missione era quella di rendere grande l'Italia. E questo è il primo elemento da tenere in considerazione. Degli ufficiali che arrotano il generale Pittaluga sulla strada polverosa per Fiume non c'è un singolo ufficiale regolare, e per dirla tutta non ce ne saranno neanche a Fiume. Sì, lo so, ogni 30 secondi c'è qualcuno che dice: ma non è vero, c'era il generale Ceccherini, ma non è vero, c'era il colonnello tal dei tali. Allora, i quattro gatti di ufficiali di mestiere che entrano a Fiume o che ci arriveranno a un certo punto si dividono in due grandi categorie: quelli che partecipano alla prima sollevazione o che ci vanno in qualche modo per frenarla e che se ne vanno subito dopo, appena capiscono che D'Annunzio è bacato in testa e che la marmaglia che è arrivata a Fiume è composta fondamentalmente da degli scalmanati che non saprebbero indicare il perché sono andati a Fiume, i quattro ufficiali di carriera, soprattutto carabinieri, che sono entrati a Fiume fondamentalmente con lo scopo di partecipare a una grande avventura patriottica, ma nel segno della devozione verso casa Savoia, ecco, quelli se ne vanno, e per di più gli sparano addosso quando cercano di andarsene. Oppure, come il generale Ceccherini, dei relitti, dei paria, c'è gente che era alla fine della carriera, cacciata a calci nel sedere dall'esercito per età, per incompetenza, perché ne avevano combinate di tutti i colori, che non avevano un futuro militare e che andavano a Fiume come ultima occasione per stare sul palcoscenico e per concludere in maniera non ignominiosa la loro carriera. Oh, intendiamoci, precedente interessante, perché come Ceccherini a Fiume faranno gli altri generali come De Bono, che parteciperanno poi allo squadrismo. De Bono, Gandolfo, Ceccherini, Fara, chi erano? Erano dei militari all'apogeo della loro carriera che credevano che lo squadrismo come Fiume fosse la salvezza della patria? No, erano quattro vecchi rimbecilliti che erano stati cacciati dall'esercito perché l'esercito non sapeva più cosa farsi. Secondo elemento da richiamare: in mezzo tra l'esercito italiano il 12 settembre 1919 c'è il bombardamento mediatico a proposito dell'importanza di Fiume. Francesco l'ha richiamato subito. Quanto valeva Fiume alla fine della Grande Guerra? Niente. E tutto. Perché? Perché alla maggior parte degli italiani non interessava assolutamente nulla di Fiume. Cioè, mi correggo, la maggior parte degli italiani all'inizio del 1918 non sapeva neanche dove fosse Fiume. Alla fine del 1918, cito il vecchio ministro Martini, se gli italiani non avessero avuto Fiume sarebbe sembrato che la guerra fosse stata combattuta per niente. Cos'è Fiume? Ma io l'ho definita la prima e la più colossale fake news della storia italiana. È sicuramente un prodotto mediatico. All'epoca venne definita il frutto avvelenato della propaganda di guerra, ed è così. Fiume non aveva alcun ruolo nella politica, nell'economia, nella società italiana. Non contava assolutamente nulla, se non per il fatto, ovviamente, che era una città di lingua, storia e cultura italiana. La città è, perché come chiunque sia andato a Fiume anche oggi sa, se uno fa 150 metri fuori dal centro storico ed entra nel quartiere di Sussex, già si sta parlando di entroterra
totalmente slavofono. Oh, a parte il fatto che anche sull'italianità di Fiume, vabbè, cioè, qua ho gli esperti, però io ai censimenti linguistici austro-ungarici, come dire, crederei il giusto, visto che, insomma, qua mi sovvengo di testimonianze personali. Mia nonna, che fece in tempo a partecipare all'ultimo censimento etnico-linguistico imperiale regio, mi raccontava sempre che quando le chiesero che lingua parlava, lei disse italiano, e devo dire parlava italiano per modo di dire ovviamente, lei disse italiano perché suo padre le aveva detto di dire italiano, perché gli italiani in quel momento erano riconosciuti una serie di privilegi all'interno del distretto dove viveva. La definizione di appartenenza etnico-linguistica nella duplice monarchia austro-ungarica, e come dire, non vado oltre perché qua siamo a casa di chi queste cose le studia veramente, non come me, era una definizione per lo più di comodo, soprattutto in un porto di mare, questa volta letteralmente, crocevia etnico-linguistico, era Fiume, zona di frattura è stata definita, come tutti i Balcani, incrocio di lingue, civiltà, tensioni politiche. Ora, il problema è che Fiume non doveva far parte del Regno d'Italia, e infatti non era stata chiesta. Questa è storia straarcinota, non credo di doverci rimanere sopra, ma voglio dire, hanno accusato di tutto il povero Sonnino, ministro degli esteri che porta l'Italia in guerra nel 915, e diciamoci, il più delle volte, se qualcuno accusa di qualcosa, Sonnino ha ragione. Vecchio scriteriato, però insomma cosa aveva visto giusto. Quando lui dice io non voglio pretendere Fiume all'interno del bottino, chiamiamolo pure bottino, chiesto col patto di Londra, lui in realtà la vede lunga, non è che non ci avesse pensato, e figuriamoci se non ci pensava, no, lui vede la possibilità di due colossali scenari, e lo dice nelle sue missive diplomatiche, e se la maggior parte degli storici che si sono occupati prima dei presenti si fosse dato la pena di andare a vedere i documenti diplomatici italiani, forse se ne sarebbe anche accorta, è che normalmente i cosiddetti storici parlano del cosiddetto caso fiumano, ma non hanno letto niente di quello che dovrebbero. Sonnino aveva già ipotizzato le due grandi opzioni. A. L'Austria-Ungheria rimane in piedi, diminuita, ridotta, indebolita, e avrà bisogno di un porto, perché Trieste ce lo prendiamo noi. B. Emergerà uno staterello slavo, si spera, debole e innocuo, e comunque avrà bisogno di un porto. Insomma, in qualsiasi caso, Sonnino se ne strafregava ampiamente dei diritti della nazionalità e della comunità nazionale italiana, anche perché, qua mi sarebbe piaciuto ci fosse Raul Pupo, perché è lui che questa cosa l'ha sottolineata veramente, ai cosiddetti italiani di Fiume far parte del Regno d'Italia non gliene fregava né tanto né poco, non l'avevano mai voluto, a loro interessava essere autonomi all'interno del Regno d'Ungheria. Quindi, l'altra cosa che sta in mezzo tra il lealismo dell'esercito e quel 12 settembre del 19 è il bombardamento mediatico. Fiume è il prodotto più puro e peggiore del bombardamento mediatico della Grande Guerra. Hanno convinto gli italiani che Fiume era il pegno della vittoria, mentre francamente è tutto il contrario. Fiume è il frutto avvelenato che impedisce all'Italia di diventare una grande potenza, perché la isola diplomaticamente, la costringe a inimicarsi i suoi vecchi alleati e di fatto la toglie fuori dal gioco delle grandi potenze. Ma soprattutto, terzo elemento, tra il lealismo dell'esercito e quel 12 settembre 1919 sta la politicizzazione delle forze armate, che è sì un prodotto della mobilitazione culturale di guerra, è sì un prodotto del ricambio generazionale, ma è anche qualcos'altro. È il fatto che i generali, quelli che escono vivi dalla Grande Guerra, che non sono tutti, e quelli che escono ancora in servizio, si sono effettivamente convinti, perché gli è stato detto che possono farlo, che loro sono la parte sana della nazione, loro sono deputati alla guida della nuova Italia, quella che uscirà trionfante e vincitrice dall'ordalia della guerra, perché la guerra è concepita come un'ordalia, come una prova del sangue e del fuoco. Perché no, del resto? Voglio dire, quel gran bello spirito di Luigi Cadorna non aveva pensato per tutta la sua carriera, purtroppo per noi infinitamente lunga, che di fatto la guerra totale era finalmente l'occasione che era stata data ai generali per poter dire la loro, di fronte ai politicanti, ai parlamentari, ai professionisti della chiacchiera, che non erano riusciti a fare grande l'Italia, quello che sarebbe dovuto essere il loro dovere. Ebbene, adesso è arrivata la nostra ora. Non perché ce l'avessero col re, non è che volessero trasformare l'Italia in una repubblica dittatoriale, ce l'avevano col Parlamento, che secondo loro era fatto di chiacchieroni inoperosi.
lo pensava Cadorna, che era un monarchico stradevoto, figuriamoci gli altri. I vertici dell'esercito italiano escono dalla prima guerra mondiale convinti che sia arrivata la loro ora. E quindi cosa cominciano a fare? Beh, cominciano a chiacchierare, e per rispondere alla questione cominciano veramente a ipotizzare un colpo di Stato? E beh, qui, come dire, le analisi, gli strumenti dell'analisi retorica, linguistica, mediatica di un'Italia che ormai era entrata nell'era della comunicazione di massa sono molto più utili dell'analisi politica, perché la risposta è sì e no allo stesso tempo. Sì, cominciano a pensarci, nel senso che non è difficile trovare lettere scambiate, alcune edite, molte di più inedite, tra un generale X e un generale Y, dove Y però era il vice capo di stato maggiore dell'esercito, dicendo: è arrivata la nostra ora, è arrivato il momento in cui quelli come te, protesto, e quelli come me, caro collega, devono prendere in mano le redini del paese. E no, questo complotto, se di complotto si può parlare, io non credo, perché il complotto dovrebbe avere una minima forma organizzativa, qua si stava parlando di chiacchiere in libertà, non è mai diventata una trama golpista vera e propria. Per quale motivo? Beh, perché a tenere saldamente in mano le redini dell'esercito c'erano due signori che si chiamavano Diez e Badoglio, che avevano effettivamente saldamente in mano la compagine militare, almeno il comando supremo e poi stato maggiore, e che non avevano alcun interesse a un rivolgimento politico, anche perché si trovavano benissimo, erano i vincitori della Grande Guerra, avevano tutto quello che volevano. Poi Badoglio era uno che soprattutto mirava alle prebende e agli stipendi, quindi a lui del potere politico in sé per sé gli interessava il giusto. Diaz neanche quello, perché tanto era malatissimo, stava per morire. A loro del colpo di Stato proprio zero. A alcuni altri sì, ma non avevano la possibilità di farlo. Ma il problema non era che lo volessero fare veramente o che potessero farlo veramente, il problema è che si raccontava che l'avrebbero fatto. E questo scava un solco, perché l'impatto mediatico della retorica del colpo di Stato, non il colpo di Stato il problema, scava un solco tra le forze armate e i vertici politici. Risultato fondamentale? A partire da quel 12 settembre 1919, nonostante tutti si affannino a dirgli, guardate, c'è un'inchiesta che lo dice, condotta da uno dei generali più paciosi e innocui della storia dell'esercito italiano, Pecori Giraldi, un vecchio nobiluomo toscano, bello panzettello, ma molto molto intelligente e arguto, che compie un'inchiesta interna per stabilire ma cosa diavolo è successo quel 12 settembre del 19, e dice: guardate, non è stato l'esercito, sono stati quei quattro scalmanati degli ufficiali di complemento, avevano tutti 20 anni, giurati di ronchi, che si sono convinti di essere i salvatori della patria. Non l'esercito, gli ufficiali di complemento, una cosa diversa, una parte dell'esercito, quella giovane. Sì, però il problema è che quel 12 settembre 1919, quando una colonna di alcune centinaia, anzi a quel punto migliaia, di ufficiali e soldati in uniforme passa sopra un generale dell'esercito, tutti pensano a due cose: Aspromonte, però ad Aspromonte l'esercito aveva sparato, qui no, e quindi si inverte la polarità. B, è la fine. Da quel momento in avanti i vertici politici al proprio esercito non daranno più fiducia. E in realtà è da quel momento in avanti, cioè quel momento che a me interessava della storia di Fiume, perché da quel momento io credo che si assista a un progressivo scivolamento. All'inizio è impercettibile. Lo stesso Badoglio dice: no, ma non preoccupatevi, l'esercito è leale, l'esercito sono io, non quei quattro disgraziati. Sì, ma il politico medio italiano, il governante dell'epoca, a partire da Nitti, che per carità, bravissimo economista, ma di psicologia delle masse capiva più o meno zero, e tutti quelli che lo seguiranno, a parte Giolitti che era un vecchio volpone, ma gli altri erano dei luogotenenti, delle figure di secondo piano, dei retravicelli, cosa sanno loro delle forze armate? Niente, la maggior parte di loro manco ha prestato servizio militare, non saprebbe distinguere un cannone da un cannolo, figuriamoci se conosce la psicologia interna dell'esercito. Quel 12 settembre è l'inizio dello scivolamento. Tra quello e la marcia su Roma non c'è alcuna soluzione di continuità. Da quel momento in avanti i vertici politici dicono: sì sì, tu mi dirai anche che sei leale, ma io non mi fido più. Benissimo, grazie intanto per questo ottimo inquadramento. Mi piacerebbe adesso però sapere, Enrico e Federico, cosa hanno da dire sulla questione.
Io poi approfitto intanto per ringraziare dell'invito, insomma un'occasione preziosa, no? Una preziosa, anche unica, perché appunto il centenario è iniziato 3 anni fa, poi di anche causa Covid, quelli che doveva essere anche una serie di vari momenti di incontro e di confronto su questi temi purtroppo sono mancati. Poi i centenari non finiscono mai, perché ovviamente il tempo si rincorre, quindi alcune tematiche, specialmente in questa decade, e ritornano. Allora io ovviamente non solo apprezzo non solo la profonda competenza in materia dell'esercito della cultura liberale dell'esercito da parte di Marco e le suggestioni straordinarie che riconosco, e poi è anche preziosa la sua punto di vista, perché riecheggiano tante preoccupazioni che una serie di intellettuali, di osservatori, di politici dell'epoca, in realtà, in contemporanea a quegli eventi, si rendevano conto di quello che stava accadendo. Guglielmo Ferrero, lo stesso Benedetto Croce, lo stesso Albertini, dopo un momento di sbandamento tra la Prima Guerra Mondiale, no? Avevano colto che stava cambiando qualche cosa. E quindi nelle sue parole riecheggia anche lo sgomento di chi si riteneva custode morale, politico, intellettuale di uno Stato liberale che con tutti i difetti comunque sia aveva affrontato e passato la prova della guerra e sembrava essersi rafforzato, sembrava essersi legittimato, e che vedevano franare, no? Un'architettura che c'era. E questo sgomento, non il suo, ma lo sgomento dei contemporanei, è stato anche parte di una serie di letture dell'Impresa Fiumana, che possiamo chiamarle demonologiche, che non vuol dire semplicemente, come giustamente è stato preso, vederne i vizi e anche in qualche modo le depravazioni, le degenerazioni, ma cercare quasi di, da parte dei contemporanei, di depotenziarne, di negarne il vero influsso che ha avuto nella cultura italiana e non solo italiana nel ventennio successivo. Gli studi attuali, pur facendosi anche in parte a quello sgomento, ne riconoscono ormai, il fiume ormai è diventato un elemento, uno spartiacque, il 12 settembre, ma poi in generale tutta l'impresa fiumana di quella storia lì. E ha usato la metafora dell'arco, del portale, no? Questa sorta di passaggio, di lavacro da cui esce una cultura dell'esercito, una cultura della politica differente attraverso fiume. Io ho usato un altro metafora, quella del faro, perché io partivo da un'altra prospettiva. Io non partivo dalla prospettiva, diciamo, della cultura liberale democratica che guarda con sgomento a questa infezione, no? Che stava dilagando, ma guardavo e ho guardato alle motivazioni e alla prospettiva di coloro del virus, di coloro che infettano, di coloro che volevano infettare, quali ne erano le motivazioni. Perché poi di fatto una delle altre persistenze, secondo me un'altra delle delle visioni miopi che avevano affrontato la questione fiumana era appunto quella di non coglierne il vero peso, il vero senso, e come diceva prima Alessio Percioli, ridurla a una festa, ridurla a un momento di liberazione, non coglierne questo elemento e questo passaggio necessario. Il faro, perché faro? Perché dentro fiume, questo non lo dicevo io, l'ha detto George Mosse negli anni 60 in una lezione poco colta, da fiume non c'è solo l'infezione in Italia, che è la prospettiva, ma c'è in vitro ciò che accadrà nel ventennio successivo. Illumina i processi storici che porteranno in quel ventennio la cultura di destra in varie declinazioni ad affermarsi come la cultura egemone a livello europeo. Ora, c'è da fare una distinzione, un conto sono i paesi occidentali, quella è stata già fatta, ormai riportata, e quindi l'Europa intesa come Gran Bretagna e Francia in particolare, dove comunque la Francia, diciamo, con un po' di ambivalenza, diciamo, il mondo anglosassone reagisce in maniera migliore, ma la sua debolezza è evidente poi negli anni 30, alla fine degli anni 30, a livello anche di egemonia continentale. Ma nell'Europa intereuropea e nell'est Europa, questa infezione ha come radice anche l'impresa fiumana, e quindi ho studiato questa prospettiva più come faro, vediamo che cosa esce fuori. E da lì il perno della mia riflessione è stata
l'esercito, necessariamente, perché dentro l'esercito era il luogo in cui quel processo di politicizzazione, di disarticolazione delle catene di comando, dell'affermazione degli ufficiali di complemento, trovavano nel 1919 e 20 un luogo dove si realizzavano quelle, come possiamo dire, quelle contaminazioni rivoluzionarie che provenivano da settori esterni. E quali erano questi settori? Erano artisti, militanti, politici, rivoluzionari, qualcuno diceva dilettante di sensazioni, coloro che avevano capacità di usare quei processi di mediatizzazione, di utilizzare la parola, di utilizzare la suggestione, il carisma, coloro che facevano una politica di tipo differente, nuovo. Ecco, quella politica, quel modo di far politica, e adesso vedremo quei contenuti che veicola quella politica, non sono declassabili come elemento folcloristico. Erano un nuovo modo, estremamente moderno, di fare politica. Un modo attraverso cui quella classe dirigente politica di cui parlava Marco, e in parte l'esercito stesso, diciamo la vecchia leadership liberale, si trovò in ritardo. Non fu in grado di attivare anticorpi e fu travolta da un nuovo modo. Allora, per andare a rintracciare da dove provenisse questa capacità estremamente moderna di disarticolare i confini, le separazioni tipiche della Costituzione liberale che separa esercito e politica, che pone un problema di disintegrazione di questi confini, di questi simboli, bisogna attingere a qualcosa di precedente all'impresa fiumana, precedente anche alla Grande Guerra, che di fatto mette queste in campo queste forze nel loro massimo dispiegamento, e al di là dell'Italia e della cultura italiana. E da lì è iniziata una serie di studi che personalmente continuo, perché in questo mi sto sempre più andando a confrontare con la figura comunque affascinante nella sua diabolicità, di Gabriele D'Annunzio come costruttore di questa modernità, nel nesso tra estetica e politica nell'Italia e nell'Europa della Belle Époque. Perché un altro degli errori, delle sottovalutazioni storiografiche, era quella di dire, questo l'aveva detto in qualche modo parzialmente De Felice, che D'Annunzio diventa politico solo con la Grande Guerra e diventa politico soprattutto a Fiume. Prima no, letterato, no? Questa distinzione tra letteratura e politica, che in realtà ormai non regge più di fronte a quelli che sono dei percorsi che vedono come nesso inscindibile di questo processo di modernizzazione del fare politica, il nesso tra estetica e politica, la consapevolezza della forza della letteratura, del sogno, del mito, della comunicazione, del rapporto diretto con la massa. E quindi, studiando questa dimensione, sto lavorando su alcuni miti, il mito del popolo, il mito di Roma, il mito della sovranità, su alcune dimensioni, il tempo e lo spazio, individuando come quella cultura di cui D'Annunzio si fece in qualche modo campione mirava a distruggere, disintegrare quasi con una furia iconoclasta le modalità borghesi e liberali di costruzione razionale del vivere civile. E lo faceva con un progetto che non era strategico nel senso politico e razionale del termine, ma che era culturale ed estetico, e che divenne immediatamente politico con la Grande Guerra. E quindi questo è un lavoro un po' più lungo, che però è funzionale adesso come introduzione per capire che bisogna guardare a una radice precedente, e lì le contaminazioni con la cultura europea, con Nietzsche, con Bergson, il movimento, il fatto di poter superare la cronologia borghese, la separazione, faccio solo un esempio, i confini che il nazionalismo classico individua come steccato, recinto che protegge la comunità. Per questo modo estremamente moderno di far politica diventano un argine che va disintegrato, che va superato. Per quello D'Annunzio non guarda a Fiume solo per annetterlo all'Italia, ma guarda Fiume come ponte per andare di là. Per quello il concetto di spazio vitale non forma un confine, non si chiude nei confini, ma vuole andare al di là fino ad arrivare addirittura al Caucaso. C'è un momento di crisi profonda dei valori liberali e di costruzione, di necessità di costruire e immaginare un mondo nuovo, palingenetico, che D'Annunzio di fatto porta dentro la realtà italiana, dentro l'esercito, lo porta dentro il progetto di Fiume.
contesto italiano, cultura europea, elemento della Belle Époque, contaminazione tra le culture rivoluzionarie dell'epoca, quelle che facevano perno sul movimento e sulla rottura delle forme classiche della politica, contro il sindacato e contro il partito. Detto questo, succede qualcosa con la Grande Guerra. La Grande Guerra è un luogo, un laboratorio straordinario dove queste idee, queste forme di costruzione di falso, costruzione di immondo, di legittimazione anche della tragedia che viene consacrata come unico mito fondante del nuovo mondo, ha un suo risultato. Dopo la guerra questo laboratorio è ancora più efficace, ancora più ampio, perché il processo di disintegrazione dei grandi imperi non porta soltanto all'abbattimento delle teste coronate, ma mette in crisi un ordine, un equilibrio basato anche su logiche dello Stato diritto e liberali, perché l'impero tedesco, l'impero austro-ungarico erano comunque culle di civiltà con le loro contraddizioni. Dentro questo processo si affacciano nuove nazioni, nuovi stati, processi di nation building artificiali, velocissimi, che necessariamente pongono non quella serie di tappe faticose per costruire una nazione, ma pongono immediatamente l'idea di dover dare definizione etnica, definizione e contenuti costituzionali, fasi nuove costituenti, in cui questo brodo, questo magma ribollente, questo desiderio di superare, trova un'infinità di luoghi dove potersi articolare. E abbiamo il confine tedesco-polacco, il confine tra Polonia e Paesi Baltici, le grandi guerre civili dei Paesi Baltici, in una faglia enorme che parte dalla Finlandia, arriva fino all'Armenia, in cui tutti i paesi, poi adesso lo sappiamo bene perché anche quello ucraino fu un territorio, un laboratorio di questi conflitti, in cui si scontravano elementi palingenetici, spinte costituzionali e quant'altro, in un laboratorio in cui l'estetica, il modo nuovo di far politica, l'utilizzo dei miti, la letteratura, la costruzione del falso, l'utilizzo del vero, però in modo anche opportunistico, trova diversi esempi. E questo sarà una scommessa per il futuro, andare a ricostruire una mappa dei rapporti tra estetica e politica nel momento della disintegrazione dei grandi imperi. E nel caso di D'Annunzio, l'idea che queste nuove nazioni, questo nuovo processo di nation building, questa culto dei popoli oppressi, come li chiamava lui, ma che in realtà era un antiimperialismo in salsa imperialistica, era la legittimazione di questo processo in cui l'esteta, in cui il letterato, in cui l'intellettuale, in cui il rivoluzionario giocava un ruolo dentro l'esercito e dentro la politica straordinaria. E quindi era contro la fine di tutto ciò, era contro il riassorbimento di questo stato perenne di tensione ed era contro l'ordine plutocratico e democratico che si andava costruendo a Versailles. E in questo ha ragione: nel momento in cui l'Italia non disinnesca questo processo in Italia, l'Italia perde il treno con le grandi potenze, è vero, perché questo processo in Italia, non solo in Italia, vedi Germania, vedi altre, ma in Italia in particolare, questo processo si compie. E cos'è? E questo processo di eterna instabilità ha appunto questa idea che soltanto nella rivoluzione permanente, direbbe la buona anima di Trotsky, ma dentro la dittatura sovrana, un processo perenne di dittatura costituente in cui non c'è mai una fine, un raccordo, in cui non termina mai questo processo di decostruzione e ricostruzione, diventa il perno della politica dei gabinetti fiumani. I gabinetti fiumani si costituiscono sulla base dello stato d'eccezione, è un esperimento di potere nuovo nel contesto italiano, in cui i gabinetti, sia quello di Giuliani che di D'Ambris, anche in continuità su questo, lavorano su provvedimenti eccezionali giustificati in termini e logiche di difesa che però hanno dietro uno sguardo, un obiettivo di italianizzazione forzata evidente e di modifica dei rapporti etnici dentro la città di Fiume, di legittimazione dell'italianizzazione di Fiume. C'è un esperimento, un laboratorio che nel mio saggio Dittatura Sovrana metto in luce. Quindi quello che poi emerge è che questa carica che travolge l'esercito, questa carica che travolge l'ordine liberale, specialmente in Italia, poi su quello andremo ad interrogarci, perché dice Marco propone un'idea per cui il 12 settembre 1919, ovviamente resa più semplice dalla discussione, no? Inizia una sorta di valanga che si esaurirà il 28 ottobre 1922. Non lo dice solo lui adesso con lo sguardo
dello storico, lo dicevano anche i fiumani. Carlo Bazzi, che era un capo di un leader sindacale legato a De Ambris e a D'Annunzio, scrive nell'ottobre del 22, all'inizio dell'ottobre 22, a D'Annunzio, dicendo: il ritmo parte da qui, da Fiume è iniziato quel ritmo che arriva alla marcia su Roma. Quindi questa idea c'era. In realtà ci sono dei momenti in cui sembra che questa infezione sia stata ricucita, no? C'era questa illusione. Giolitti è re di queste illusioni. Giolitti pensa di essere in grado politicamente di riportare tutte le infezioni, perché dal punto di vista liberale le occupazioni delle fabbriche erano un'infezione di altro tipo, no? Però certamente la nascita del Partito Comunista d'Italia poneva una sfida nuova, perché ovviamente l'idea non era dentro il costituzionalismo liberale, ma si poneva già in termini gramsciani dell'epoca, non gramsciani poi post-gramsciani, cioè di rivoluzione possibile, inverabile. E Giolitti prova ad assorbire questa carica, prende a cannonate il gabinetto, cerca di dimostrare fisicamente che lo Stato italiano c'è e risponde e sgombra. E c'era ovviamente un'ambivalenza: il governo italiano continua, ha dei rapporti con esponenti, emissari fiumani che si promuovono, che cercano, ma l'idea è questa: lo Stato italiano risponde presente. Il generale Ferrario, che era generale insieme a Caviglia, gestiva le fasi degli sgomberi, evidentemente cercano di dimostrare che quella di Fiume è una cozzaglia barbara di scalmanati eccetera depravati, viziosi, non è un'infezione dell'esercito, non è un'infezione dello Stato liberale, e pensano di averla sconfitta. Lo stesso D'Annunzio si ritira, rimangono in piedi alcuni legionari, chiamiamoli di sinistra, anche se questo discorso è assolutamente non valido, perché lo stesso De Ambris ha una storia sua personale in cui il principale nemico è il Partito Socialista, un po' come gli autonomi operaia quando c'era Lama e prendeva vai a dire l'autonomia operaia dell'epoca, no, fai le cose col PC, ma il PC era il nemico numero uno, ma erano di destra l'autonomia operaia? No, evidentemente, no, era un'altra modalità, c'era una forte ostilità, no, che cercano di portare il progetto del fiumanesimo sul mercato politico italiano, no? Cercano di renderlo una forma organizzata, un movimento, perché poi di Ambris non piaceva il partito, così, e non riescono, falliscono, perché lo Stato italiano ritrova una sorta di neutralità, pure se questi legionari, nessuno di loro paga per la diserzione. D'Annunzio stesso gli viene data addirittura una villa a Gardone, quindi questa è anche un'altra cosa per cui lo Stato italiano alla fine perdona in questo accordo informale che c'è. E poi c'è il fascismo che gioca la sua partita e opera il suo capolavoro, perché Mussolini non veniva da quel tipo. Sì, c'era Utopia, c'era Mussolini rivoluzionario del 14, ma Mussolini ragiona in termini politici. La direzione che imprime Mussolini a questo movimento, a questo magma, è chiara: va verso lo Stato, va verso la conquista dello Stato liberale. Quello è lo Stato da conquistare, poi si divellerà da dentro, e per arrivarci si arrivano a tutte quelle tappe. Quello sì, Felice, insomma, è stato maestro di tattica politica, che peraltro a D'Annunzio stesso e ai legionari che avevano più assorbito questa idea rivoluzionaria non piace, ma non solo non piace, vi vedono il tradimento, ma non solo perché Mussolini va da Lusignoli, prefetto di Milano, gli dice: guarda che il giorno tot loro reagiscono e Tizio, Caio e Sempronio dovranno fare un'insurrezione a Milano, e quelli se li arrestano il giorno prima, che insomma non è un gesto elegantissimo da parte di Mussolini, quello di fare il nome al prefetto, ma lo fa per accreditarsi come elemento pacificatorio. Il terrore, la paura, lo sgomento che aveva avuto lo Stato liberale fa sì che da una parte ci sono sì socialisti e il pericolo dei socialisti, dall'altra parte c'è questa consapevolezza e paura che questa infezione che era nata non si riassorbisse se non ci fosse stato qualcuno proveniente da quell'infezione che poteva ricondurla a ragione. Ed è in quel contesto che i liberal conservatori tra il 21 e il 22 si avvicinano a Mussolini, ed è in quel contesto che i legionari fiumani vedono in Mussolini un traditore, perché fa
i patti, va a patti con lo Stato liberale. È vero, c'è lo squadrismo, la violenza, la morte degli operai, anche e spesso in nome di D'Annunzio, peraltro, perché il ritratto di D'Annunzio è ancora nel 21-22 a Ferrara, nell'Emilia Romagna, è ancora campeggia accanto e non solo a quello di Mussolini. Ma c'è questa idea che quell'infezione, quel pericolo eversivo, quel pericolo di sedizione poteva essere solo riassorbito all'interno di un lavoro di selezione del migliore di quella parte lì, che viene ovviamente, qua c'è l'errore storico non solo della classe politica dirigente ma anche probabilmente, e questo mi interrogo con Marco Mondini, dello stesso re Vittorio Emanuele III, che percepisce che questa spinta, non ci stanno solo Badoglio e Diaz, ma c'è una spinta, quindi un'infezione che non si è riassorbita, e allora legittima questo tentativo e questo esperimento. La marcia su Roma è quindi sia la fine di quella roba, di quella storia, ma è anche il suo possibile tradimento. Non sarà così, perché poi una volta messi in moto dei processi storici, spesso neanche dalla conclusione nota, perché non si sa, no? Questo si sa che Mussolini non ragionava in tempi lunghi, non era un uomo di Stato come altri, e sicuramente lo era in termini differenti, perché fa in camera quel tipo di linguaggio, quel tipo di politica, quel tipo di modernità, smette di fare solo il direttore di giornale, smette soltanto di utilizzare modalità classiche della politica, di fare i movimenti, i partiti, anche se la formazione PNF va nelle piazze, va a Trieste nel 20, comincia a parlare il linguaggio d'Annunziano, accreditando la nascita dei fasci di Fiume e quant'altro. Volevo chiudere con due cose. La prima è il problema delle fasi dell'impresa fiumana, che quindi il mio lavoro cerca un pochino di ridurre questa discrepanza tra giuriati, sono diversissimi tra di loro, ma facendo questa visione dicotomica tra scalmanati e moderati piuttosto che tra nazionalisti e sindacalisti, ma ne vedo una continuità tale che nell'estate del 1920, quando dovremmo stare sotto il cappello del periodo più di sinistra dell'impresa, è il periodo in cui si scatenano le violenze contro gli slavi fisiche a Fiume, non solo a Trieste con la Rodney Dom, dove nasce il fascio fiumano e diventa egemone nella gestione, dove peraltro la cesura, lo iato che si apre tra la comunità degli italiani a Fiume e il comando d'Annunziano, perché questo comando d'Annunziano, questo progetto rivoluzionario di cui ho parlato prima, non è che era necessariamente digeribile alla gran massa delle persone, ma Riccardo Gigante e quant'altro vogliono più antislavismo, mirano a quello, vogliono altri interlocutori, e i fasci diventano per il mondo. E la carta del Carraro, che è il simbolo, l'esito, la conclusione, la formalizzazione di questo processo di costituente, questo processo rivoluzionario, questo processo di legame, che De Ambris scrive, e scrive però in termini politico-sindacali evidenti, in termini tradizionali, parla di democrazia diretta, di funzione sociale della proprietà, parla di elementi belli, non è l'unico che lo fa, pensate alla Germania di Weimar, alla Costituzione sovietica, non è così innovativa, pensate all'autonomismo ungherese che era già avanzatissimo in termini di diritti civili a livello europeo. D'Annunzio la prende e la ribalta, questa è la mia prospettiva, perché per D'Annunzio ogni singola parola ha un senso, perché in questo c'è la sua grande modernità. Se cambia da reggenza a repubblica, utilizza il termine elimina democrazia diretta o parla della decima musa o quant'altro, non è semplicemente un vezzo d'artistoide da strapazzo, è il desiderio di creare un nuovo ordine lirico la cui base non c'è più una nuova costituzione in termini razionali, ma vi è una prefigurazione, un faro, un emblema di ciò che una dimensione comunitaria, spirituale, basata sulla comunanza di sangue e il diritto di suolo di andare al di là, la superiorità di civiltà, il ruolo del comandante, che integrandosi con l'esercito dell'ordinamento dell'esercito liberatore, che peraltro è molto bello dal punto di vista
del ripensare l'esercito stesso, legittimando e consacrando il potere dell'ufficiale di complimento, no? Che da una parte sembra un soviete dei soldati, dall'altra parte, rompendo le catene di comando, genera un rapporto diretto tra comandante e gli ufficiali di complemento, e quindi crea un processo potenzialmente dittatoriale di gestione dell'esercito. Quindi tutte queste dimensioni arrivano e culminano nella mia definizione che avevo dato come ipotesi di lavoro, perché per fortuna noi quando scriviamo non vogliamo mai dare, no, il punto di arrivo, ma spesso scriviamo per immaginare anche approdi successivi di nazionalsocialismo, perché l'esperienza fiumana non è scioglibile nella cultura italiana, non è risolvibile nel suo rapporto col fascismo, guarda anche all'Europa, ne diventa motore di un processo di rigenerazione, ha in sé legami spirituali, riposa sul potere dell'esercito, delle virtù guerriere maggiori di quelle parlamentari e politiche, ha una serie di elementi che sono riscontrabili in tante culture nazionali, trattino socialiste, così non si fa confusione con la Germania nazionalsocialista e non socialista nazionale, perché quella è molto politica, che in tutta Europa sembrano dilagare fra i corps tedeschi, ma decine di esempi in tutto quel processo di disintegrazione. E quindi rimane questa idea. All'interno, chiudo, la questione quindi centrale è non sottovalutare, ormai non è più sottovalutabile, il peso di Fiume e dell'impresa fiumana e di Gabriele D'Annunzio nella storia d'Italia e nella storia d'Europa. La sua lezione è una lezione drammatica, ma che mette in luce tutte le contraddizioni della modernità. Nude, si diceva, il re nudo, diceva una vecchia rivista di movimento, no? Ecco, in questo caso è il dittatore nudo, no? Nel caso di D'Annunzio sono evidenti la possibile degenerazione dell'utilizzo della parola, della mediaticità, della costruzione di un potere carismatico, della distruzione dei vari contrappesi istituzionali che nelle democrazie liberali ne fanno un peso. E qualcuno ha parlato di dominio di velluto, no? Perché poi alla fine non c'era quell'efferatezza che conosciamo in altri momenti, in altri elementi, ma un dominio di velluto forse proprio perché richiama una maggiore agio, un maggiore comfort, una maggiore seducibilità e spendibilità. Tante volte può anche essere più drammaticamente pericoloso di un dominio di ferro, che immediatamente invece è da respingere o almeno da superare quando esso finisce e viene sconfitto. Grazie. Grazie mille. Con Enrico siamo già entrati pienamente nell'interpretazione, insomma, dell'impresa. E quindi chiedo invece a Federico di continuare in realtà su questa linea e intanto di illustrarci un attimo una delle tesi che è un po' al centro del suo studio, insomma, la questione del poema patriottico di D'Annunzio. Che cosa intende e perché lo trova così importante, insomma, quando si va a interpretare l'impresa fiumana. E legato a questo ti chiederei di continuare su quello che già Enrico ha illustrato, cioè il rapporto con il fascismo. Cioè tu a un certo punto nel tuo volume parli proprio di metti in luce il ruolo che i fascisti hanno avuto in Italia nel momento in cui l'impresa è rinato, sono stati un po' la voce dell'impresa, giusto, in Italia, cosa che invece poi, dicevamo prima, nella storiografia successiva, soprattutto negli anni 60, si è tentato sempre di più di nascondere. Quindi ecco, questi sono gli stimoli che vorrei offrirti per continuare la nostra discussione. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto prendo la parola innanzitutto ringraziandovi per l'invito, e per me questa è un'occasione anche particolare, molto speciale, perché innanzitutto vi ringrazio anche di avermi affiancato a due storici che sono parte integrante fondamentalmente della bibliografia e dei miei studi, che sono cominciati in un tempo relativamente recente e sono cominciati proprio con Fiume. Infatti mi perdonerete se anche il mio stesso intervento cerca di focalizzarsi su alcuni dettagli, su alcune questioni che poi sono le questioni su cui si è anche un po' incagliato il mio lavoro. Incagliato per fortuna, perché il mio obiettivo iniziale, il
mia ricerca era quello di analizzare fondamentalmente i rituali di D'Annunzio a Fiume, qualcosa di cui, come Spinaceto per Moretti, di solito si parla per parlarne male, no? Fiume, festa libertaria, Fiume, momento di sperimentazione. Tuttavia, vennero anche sperimentati rituali che poi furono, confluirono nel fascismo, furono anzi plagiati. Questa è un po' la rappresentazione, è un po' il frutto. Ora, le riflessioni di amplissimo respiro che sono state date adesso, queste relazioni, mi hanno dato una serie di stimoli chiaramente faccio fatica a seguire tutti, perché effettivamente su tutti gli argomenti che sono stati posti stamattina ci sarebbe qualcosa da dire, qualcosa da aggiungere, qualcosa su cui dibattere. Io mi approfitterò di questo richiamo, di questo stimolo che mi ha lanciato Alessio, per partire appunto dalla mia parola chiave. Prima appunto Enrico Serventi Longhi ha parlato di parole chiave, no, che caratterizzano le loro riflessioni. Mondini ha parlato di arco che traghetta la storia nazionale, il dibattito politico nazionale, l'immaginario stesso di un'epoca in un altro momento, in un'altra epoca, in un'altra era, in cui le parole d'ordine, la prassi stessa della politica cambia, il rapporto tra l'esercito, l'immagine dell'esercito, l'immagine della politica, l'immagine dell'esperienza della guerra cambiano fondamentalmente e entrano drammaticamente nel dibattito pubblico. La parola chiave di Enrico è faro, perché il suo punto di vista, la sua prospettiva è quella appunto di chi crede che questo avvenimento, che questa ribellione, che questa sedizione militare rappresenti qualcosa di molto di più che una semplice rivendicazione territoriale. Non è una semplice crisi, lo vediamo, non è una semplice crisi territoriale, non si tratta soltanto di Fiume, il problema è inventato, grazie a Marco Mondini abbiamo anche stamattina, per fortuna, rimarcato questo aspetto. Fiume è un problema che viene posto sul piatto, che entra nell'immaginario perché viene inventato quasi da un giorno con l'altro durante la guerra. Si comincia a sentir parlare di Fiume con alcuni opuscoli durante il conflitto, ma di fatto, insomma, il vero momento in cui diventa uno slogan, diventa un hashtag, oggi potrebbe diventare un hashtag, riprendiamoci Fiume, lo è effettivamente ancora oggi, esiste nella cultura social dei teenagers, c'è ancora oggi, riprendiamoci Fiume, e non è nulla di politico, o meglio, nelle intenzioni di chi lo diffonde, spesso inconsapevolmente, insomma, non c'è affatto spesso una rivendicazione di tipo politico o ideologico in questo. Semplicemente Fiume entra nell'immaginario degli italiani come la città contesa, la città che gli altri ci vogliono rubare e che in realtà alla fine ce l'hanno fatta rubarci, no? Dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questa è un po' l'immagine di Fiume, una città italianissima come Trento, come Trieste. Poco importa se ai tempi di Oberdan ben pochi fiumani effettivamente pensassero, anzi forse quasi nessuno pensasse all'annessione di Fiume all'Italia. C'è una tradizione autonomista che peraltro nasce negli anni 90, c'è un partito politico autonomista, autonomo lo chiamavano, che fondamentalmente vince tutte le elezioni da quando viene fondato a Fiume. Le vince tutte le elezioni democratiche di Fiume, e la città ne ha conosciute ben poche prima della Jugoslavia e anche dopo, insomma, chiaramente, vengono vinte dagli autonomisti, anche quando la città è fondamentalmente, dopo la Prima Guerra Mondiale, ostaggio di questa pattuglia, di questa minoranza irredentista, nazionalista, che viene immediatamente egemonizzata dall'Associazione Nazionalista Italiana e che poi con D'Annunzio entra in contatto anche col magma combattentista, sindacalista rivoluzionario. Tuttavia, a un certo punto, quando noi parliamo del problema inventato di Fiume, noi parliamo di una città dall'etnicità complicata, perché chiaramente si parlava di censimenti, ma chiaramente quando ragioniamo sui censimenti dobbiamo sempre stare attenti a non confondere etnicità con la lingua, effettivamente la lingua d'uso, la lingua che si parla in famiglia. Giovanni Osventuri, forse il capo militare dell'irredentismo militante fiumano, il vero fondamentalmente organizzatore
dell'irredentismo paramilitare filo-italiano a Fiume dopo la Prima Guerra Mondiale, bene, Os Venturi è, sì, di nascita si chiama Giovanni Host, anzi nel suo certificato di nascita c'è Ivan Host, lui è di famiglia fondamentalmente croatofona, tant'è vero che quando diventerà, percorrerà tutto il cursus sonorum degli irredentisti fiumani, diventerà gerarca fascista, circolerà durante il regime una barzelletta che appunto se si fosse chiamato a casa di sua eccellenza si sarebbe sentito una voce della domestica o della madre, sua eccellenza nie doma, non è a casa sua eccellenza, però in croato. Appunto, da questo punto di vista il caso di Os Venturi ci racconta effettivamente di una città dall'identità complicata, identità complicata che viene completamente, chiaramente, che viene completamente rifiutata, rigettata dall'opinione pubblica italiana, perché l'opinione pubblica italiana effettivamente conosce Fiume attraverso il filtro irredentista, la conosce insomma come mito. E quindi è per questo che forse se devo identificare una parola chiave invece del mio intervento è appunto la parola mito oppure poema. Il mito ha una sua gestazione, c'è una mitopoiesi di questo mito fiumano che si accompagna a un altro mito che è quello dell'impresa d'annunziana, che è un mito affine, è una diramazione del mito di Fiume italiana, il mito dell'impresa d'annunziana, il mito della marcia su Roma, quindi il mito di un rivolgimento che poi quindi abbiamo, che è molto bello, anche molto comodo appoggiarsi, parlare per ultimi perché posso appoggiarmi a riflessioni che sono state già fatte, quindi fondamentalmente sono ancora più libero di evitare certe premesse, ma fondamentalmente il mito rappresenta, ci permette di ragionare sui modi in cui questo mito viene divulgato, in cui nasce, in cui viene costruito, sui mezzi che utilizza il suo creatore, che fondamentalmente è D'Annunzio, ma anche questo fondamentalmente è quasi un caso, perché come è stato ripetuto più volte anche da voci autorevoli, per D'Annunzio Fiume è uno step, è un momento di un'espansione che deve andare avanti. D'Annunzio scende in campo come portavoce dell'irredentismo, dell'imperialismo, dell'espansionismo adriatico nel gennaio 1919 con la famosa lettera ai Dalmati, pubblicata sulla appunto anche sul Popolo d'Italia, peraltro, come però cantore di un espansionismo, di una missione, di una nuova possibile missione anche militare dell'Italia su tutto l'Adriatico, non solo su Fiume. Anzi, Fiume nella lettera ai Dalmati viene nominata forse una volta, dopodiché avremo il discorso del 25 aprile della loggetta di Sansovino in piazza San Marco a Venezia, e anche lì noi abbiamo combattuto per tutte le onde dell'Adriatico. E dopodiché a un certo punto si identifica in Fiume un momento di confluenza, perché effettivamente su Fiume confluiscono gli interessi di tutte le anime politiche che fondamentalmente sostengono questa campagna, che intendono tenere un po' il governo Orlando in ostaggio. E qui entro in medias res su una delle grandi questioni, quindi prima di affrontare lo stimolo sul poema patriottico, su un problema che io ho notato ragionando appunto di costruzione del mito. Perché quando noi chiaramente analizziamo i rituali di D'Annunzio, i proclami, cioè qualsiasi atto concreto di costruzione giorno per giorno con cui questo mito si diffonde, siamo chiaramente obbligati a incrociare le informazioni edite, o meglio, oppure che vediamo, quindi i proclami, le cronache, le immagini, con i retroscena. Andiamo ad analizzare i carteggi, cerchiamo di incrociare con i rapporti, i rapporti prefettizi, i rapporti militari, i memorandum scritti per gli esponenti delle istituzioni, e cerchiamo chiaramente anche di capire che cosa c'è dietro nei retroscena di questa costruzione pubblica, di questa narrazione pubblica, e che cosa c'è dietro. Fondamentalmente vediamo che il mito di un'impresa garibaldina fondamentalmente comincia molto prima che si parli di Fiume, comincia già durante la mobilitazione per le terre adriatiche nei mesi successivi alla Grande Guerra. Marco Mondini peraltro ne parla ancora prima di questo libro concentratissimo e
veramente innovativo su Fiume in un altro suo saggio molto importante, che è La politica delle armi, dove lei parla appunto del mito garibaldino, spesso come mito anche di copertura. Questa è anche è uno stimolo che ha influenzato molto anche il mio approccio al tema. Il mito di un'impresa garibaldina, qualora le istituzioni si dimostrassero così appunto di fatto imbelli da non poter garantire gli interessi nazionali, sappiate che l'esercito è pronto, eccetera, eccetera, eccetera. E questo lo vediamo echeggiare non soltanto nei proclami di D'Annunzio, lo vediamo echeggiare anche nei discorsi che vengono pronunziati da esponenti anche dell'elite, del notabilato dell'epoca. Abbiamo Luigi Rava, abbiamo persone come Isidoro Del Lungo, abbiamo generali come Ceccherini, che prima di andare a rifarsi un po' una sua verginità pubblica a Fiume è uno degli attivisti a Firenze per la mobilitazione adriatica, è un oratore che insomma collabora con le istituzioni locali per divulgare questo nuovo mito, il mito di questa nuova missione patriottica. Ecco, e da questo punto di vista è interessante, perché ci accorgiamo anche che questa mobilitazione non è una mobilitazione che nasce spontaneamente. Ci sono dei registi, si è parlato di Oscar Sinigaglia, si è parlato di Giovanni Giuriati. Giovanni Giuriati, prima di essere il capo di gabinetto di D'Annunzio, che è anche qui sui ruoli, è interessante la riflessione di Serventi Longhi sui gabinetti fiumani, perché effettivamente anche lì, quando noi ragioniamo sui retroscena, troviamo nuovi problemi relativi alle definizioni che vengono date a Fiume. Però, ecco, Giovanni Giuriati, prima di essere un collaboratore di D'Annunzio a Fiume, è il regista della campagna per l'annessione delle terre adriatiche, è il presidente della Trento Trieste, è un ufficiale colluso con gli uffici ITO, con la terza armata, è un regista di questa, come dire, mobilitazione anche nelle terre, nei territori appena occupati. Quindi insomma, da questo punto di vista abbiamo una regia che è coinvolta anche in cui sono coinvolti anche esponenti delle istituzioni. C'è nelle carte di Giovanni Giuriati, che sono alla Camera dei Deputati, ci sono relazioni su relazioni, sui colloqui che nei primi mesi del 19 lui intrattiene con i notabilati delle città dove organizzano manifestazioni, ma col capo del governo. Lui segue Orlando spesso anche a Parigi durante le trattative internazionali, e in una sua relazione sembra che Sinigaglia gli abbia detto: ma guardi, in questi mesi in realtà molte cose possono accadere, chi potrebbe impedire a un gruppo di liberi volontari italiani di andare a occupare senza che il governo ne sia coinvolto la città contesa? Che sia vero o no, tuttavia vediamo come questi stessi organizzatori tenessero a collaborare con le istituzioni. E quindi da questo punto di vista, nel retroscena, abbiamo un'ulteriore complicazione rispetto anche alla dicotomia di cui si è parlato oggi. Noi abbiamo un dibattito pubblico che viene avvelenato, in cui abbiamo un esercito che da soggetto impolitico diventa un soggetto militante. Abbiamo nuovi approcci europei, assolutamente europei, perché un altro problema della storiografia fiumana è quella di percepire fiumana sull'impresa di Fiume, di percepire Fiume come monade, ma in realtà è un frutto, è qualcosa che avvenimenti come questi ci sono in Europa. Bisogna anche un po' tenere presente, quando parliamo di impatto di questi gesti, di questi riti, di questi slogan, di queste narrazioni sull'immaginario, sicuramente chi produceva questi stimoli aveva ben in mente quali fossero gli stimoli a cui l'immaginario era più sensibile. E allora è chiaro che quando D'Annunzio probabilmente sceglie una parola, sceglie un rituale, decide di festeggiare un determinato santo o di premiare o di consegnare un gagliardetto a quel determinato reparto in quel determinato giorno, lui chiaramente si rivolge a un immaginario che sapeva chi era Kornilov, che sapeva che cosa era successo a Monaco, che aveva una paura incredibile del bolscevismo, oppure che chiaramente strizzava l'occhio o era stimolato da questo da quello che avveniva in Europa, naturalmente. E quindi chiaramente ci sono degli esempi, dei precedenti, tuttavia chiaramente vengono investiti di significati.
E quindi ci sono, se noi diamo un'occhiata in retroscena, chiaramente è molto difficile ragionare per dicotomie. Spesso ci viene da chiedersi, ma questi politici che continuano a dialogare coi dannunziani e coi loro registi, chiaramente poi abbiamo dei cortocircuiti come nello snodo del modus vivendi, in cui a un certo punto D'Annunzio sembra quasi sul momento di accettare questa soluzione di compromesso, e a un certo punto insomma abbandona tutto e decide di continuare l'occupazione. E in questo caso insomma De Felice, che è stato forse uno dei più, è stato il pioniere degli studi e anche fondamentalmente il Tolomeo, se così possiamo dire, dell'interpretazione anche attuale della storiografia fino agli anni 90, se non altro, De Felice ha identificato, appunto, ha introdotto alcune categorizzazioni molto utili dal punto di vista didattico e che tuttavia oggi dobbiamo anche un po' rivedere. Per esempio la distinzione tra scalmanati e irregolari, lui introduce questa distinzione, introduce la distinzione tra una fase moderata nazionalista di cui si è detto che appunto trova il suo epilogo nel modus vivendi e la partenza di Giovanni Giuriati, il fallimento di queste trattative, quindi un momento in cui i vertici fiumani sembrano legarti, sembrano comunque strizzare l'occhio alle istituzioni, a un certo legalismo, a certe rappresentazioni assolutamente inquadrate anche nella simbologia, nella ritualità, nelle liturgie del Regio Esercito, a un momento in cui arriva De Ambris e Fiume diventa appunto un enclave rivoluzionaria in cui si abbandona e si getta all'ortica e tutto quanto. Beh, anche questa è una distinzione molto, diciamo, potente, tant'è vero che è ancora prepotentemente radicata anche nell'immaginario, nella narrazione pubblica. L'impresa di Fiume è entrata a pieno titolo nella storia pubblica, anche c'è una divulgazione legata a Fiume, ci sono delle deformazioni, dei bias interpretativi che ormai sono veramente difficili da sradicare. Ecco, tuttavia, ecco, da questo punto di vista noi ci accorgiamo che se andiamo a ragionare sempre sui retroscena, perché chiaramente se noi ci appoggiamo ai proclami di D'Annunzio, che sono studiati per dare una determinata immagine, ma sono anche effettivamente, qui è uno stimolo che voglio lanciare anche a voi, i proclami di D'Annunzio, le rappresentazioni di D'Annunzio hanno anche uno scopo di brevissimo periodo, nel senso che i proclami di D'Annunzio si rivolgono a questo, a quell'altro, spesso sono fatti per rispondere a un determinato avvenimento occorso in quei giorni, non sono semplicemente gettati ai posteri, gettati evocati alla plasmazione palingenetica di un immaginario, di una mitologia. C'è anche hanno anche un compito preciso: dare una determinata direzione al dibattito politico, alle trattative internazionali. Ebbene, in questo caso, fase nazionalista, fase rivoluzionaria, noi però vediamo un Giuriati che continua fondamentalmente a fare lo stesso lavoro, perché lui semplicemente non sta più a Fiume come capo di gabinetto di D'Annunzio, ma se ne va a Zara presso l'ammiraglio Millo e continua a rimanere in corrispondenza, mantiene un suo uomo a Fiume che è Umberto Gaglione e che continua a gestire Fiume come effettivamente una roccaforte che deve garantire una presenza, uno zoccolo duro di italiani, di militari italiani in una zona contesa. Alceste De Ambris, naturalmente io qui non voglio avventurarmi in questo ambito, perché spero che ci siano altri momenti di stimolo, e perché insomma effettivamente abbiamo qui forse il massimo esperto sul tema. Tuttavia, ecco, vediamo che Alceste De Ambris ricopre una serie di incarichi che tuttavia non sono gli stessi che ricopre Giuriati. Sono entrambi formalmente capo di gabinetto politico di D'Annunzio, ma Giuriati si occupa di alcune cose, De Ambris sì, di tutt'altro, tant'è vero che c'è anche la figura del colonnello Mario Sani, che svolge diversi compiti di De Ambris, di Giuriati a Fiume, come diciamo capo di gabinetto locale. In tutto ciò, ecco, la definizione, per andare allo stimolo che mi ha posto Alessio, di poema patriottico è proprio questa, cioè
è una sorta forse anche di semplificazione, in cui ho cercato di interrogarmi: ma come possiamo definire il ruolo di D'Annunzio a Fiume? Il ruolo di D'Annunzio a Fiume è un ruolo fondamentalmente di mitopoeta, perché se noi guardiamo all'atto pratico, D'Annunzio cosa fa tutto il giorno? Scrive proclami, compare di fronte ai cittadini, compare di fronte ai militari, chiede informazioni ai suoi ufficiali, chiedendo che cosa si festeggia oggi, che ricorrenza c'è, quali sono, e ci sono anche al Vittoriale, sono conservate le sue scalette giornaliere. Che cosa devo fare? Devo fare un discorso ai fanti appena arrivati, devo fare un discorso per rispondere al discorso di Federzone, di Nitti alla Camera. E chiaramente il compito di D'Annunzio è plasmare significati e dare significati e dare una forma a tutto quello che sta avvenendo intorno a lui. E la forma è molteplice: ci sono i proclami, ci sono i discorsi, ci sono le celebrazioni, ci sono i segni che lui porta. D'Annunzio non mette mai un uniforme a caso, non indossa mai una medaglia a caso. C'è sempre un'attenta regia, ecco, quindi potremmo dire che D'Annunzio è regista protagonista di questo poema, fondamentalmente, che si compone giorno per giorno attraverso tutto quello che, attraverso insomma gli stimoli e le necessità operative che gli vengono sottoposte da una serie di soggetti che hanno il polso vero della situazione, effettivamente. E in questo la riflessione di Serventi Longhi trovo che sia molto importante, perché lui ha in preparazione anche peraltro un lavoro, un libro sull'argomento, cioè D'Annunzio come politico, come ideologo di se stesso, come ideologo di una generazione, aspirante ideologo, perché poi bisogna capire quanto ci mette del suo, quanto prende da altri, e che... È una riflessione che permette anche di, chiaramente, superare la dicotomia e la questione che De Felice pone, ovvero: ma D'Annunzio è più poeta o più politico? Ma alla fine sì, Mussolini era il vero politico, perché calcolava, perché mediava; D'Annunzio invece viveva in una sorta di mondo fatato, ordine lirico, che è poi la riflessione anche di Nino Valeri, fondamentalmente questa, cioè De Felice... anzi loda e lo dichiara esplicitamente. Secondo me questa dicotomia è assolutamente da rivedere. D'Annunzio è estremamente presente nella sua epoca, è una persona, è una figura, è un grandissimo imprenditore di se stesso, è una persona che con anche abilità e scaltrezza, a volte anche con freddezza, decide che cosa dire, decide che cosa fare, decide di utilizzare determinati slogan. Vediamo anche la parabola tragica, drammatica del povero Leon Kocznicki, questo intellettuale belga che arriva a Fiume con l'idea, davvero credendo di poter davvero realizzare una crociata dei popoli oppressi contro i grandi imperi coloniali, e che tuttavia vede il suo sogno frantumarsi giorno dopo giorno, e vediamo appunto il suo carteggio personale con D'Annunzio è veramente uno stillicidio, è la morte di un'illusione, perché fondamentalmente ci si accorge a un certo punto che D'Annunzio, l'interesse di D'Annunzio è sfruttare chiaramente l'idea, il mito della crociata per gli oppressi, per una politica molto più contingente. E questo è un altro, a volte io faccio un po' l'avvocato del diavolo con queste riflessioni, perché dico: attenzione, noi siamo di fronte a una mitopoiesi, chiaramente siamo di fronte a una determinata visione politica, a un momento di cesura tra la vecchia politica e la nuova, ma allo stesso tempo vediamo che nei retroscena la politica d'Annunziana, almeno a quello che ci risulta, è estremamente prosaica in questo, estremamente legata a quelle che sono le istituzioni che ci sono a quel momento. Ne parlavamo giusto poco fa. Se noi immaginiamo di entrare nel palazzo del governatore di Fiume, il palazzo dei governatori ungheresi, occupato dai D'Annunziani, e ci entriamo davvero, attraverso ricostruendolo con le fonti a nostra disposizione, non con le suggestioni della memorialistica o della prosa,
troviamo una serie, un vero e proprio comando militare con uffici. A piano terra ci sono determinati uffici, al secondo piano c'è l'anticamera, ci sono le segreterie, diverse segreterie destinate a diversi compiti, e abbiamo tutta una corte di ufficiali, prevalentemente di complemento, che sono tutti questi ufficiali di complemento che trovano la loro, una nuova, fondamentalmente un nuovo ruolo nel comando di Fiume, il cui nome ufficiale è Comando dell'Esercito Italiano in Fiume d'Italia, anzi Comando della Divisione dell'Esercito Italiano in Fiume d'Italia, un nome istituzionalissimo, solo nell'autunno del 20 diventerà Comando dell'Esercito Liberatore dopo la pubblicazione dell'ordinamento militare. Ebbene, questi ufficiali, non ce n'è uno che sia un figlio di un panettiere. Se ci sono i figli di panettieri, sono quelli che però si sono guadagnati qualche tipo di decorazione durante la guerra e quindi hanno ottenuto, sono entrati a far parte della nuova aristocrazia plasmata dalla guerra di cui si parlava. Il resto sono tenente Bonmartini. Ma chi è tenente Bonmartini? È il figlio di Augusto Murri. Tenente Töplitz, a un certo punto tenente Töplitz è il figlio di Giuseppe Töplitz, che è un banchiere, che è l'amministratore delegato della Comit, fondamentalmente. Abbiamo Eugenio Koselski, il figlio dell'avvocato di D'Annunzio, presidente dei volontari di guerra, che è il segretario di D'Annunzio. Quindi anche capire questo ci serve per darci un'idea anche di quello che c'è dietro, fondamentalmente una politica estremamente concreta in cui il comando rivoluzionario d'annunziano, che si autorappresenta come una monade, come veramente la roccaforte per un rivolgimento radicale delle istituzioni nazionali e internazionali, in realtà sia comunque una macchina che funziona molto efficientemente, se vogliamo, appoggiandosi alle stesse istituzioni. E abbiamo i proclami di D'Annunzio, che ne so, del 20 settembre 1920, in cui lui fa sorvolare la capitale, Roma stessa, fa lanciare volantini dove contrappone alla vecchia Roma la Fiume, chiaramente rinnovata dalla guerra, la Fiume che è la capitale della nuova Italia rinnovata dalla guerra, e dicendo: guardate che noi siamo la vera, il nostro spirito di rivolta è giovane, per non dire adolescente. E però due giorni prima lo stesso uomo che pubblica quel proclama ha scritto al ministro della guerra Bonomi dicendogli: guardi, la nostra aviazione versa in uno stato pietoso, ci dia i fondi per fare qualche volo almeno di propaganda, eccetera eccetera. Quindi insomma, da questo punto di vista trovo molto interessante questa ambivalenza, questa dicotomia tra un messaggio, tra come il mito viene costruito e chiaramente acquista anche valore, potere, fondamentalmente introduce una nuova prassi politica, ma allo stesso tempo senza, convivendo con l'antica prassi, con la vecchia prassi. Quando Marinetti arriva a Fiume, nei primi giorni rimane una settimana, nonostante poi la gran cassa che si è fatta intorno ai futuristi a Fiume, eccetera. Marinetti sta pochissimi giorni, però si accorge, annota nel suo diario: sì, D'Annunzio è il solito, è molto sensibile ai titoli nobiliari, e qui si è creato la sua corte. Tuttavia Marinetti stesso sosterrà attivamente il mito dell'impresa, il mito di Fiume italiana, il mito dell'impresa rivoluzionaria, così come lo fanno i fascisti, i fasci di combattimento. Un'altra, e qui arrivo al secondo stimolo, un altro elemento interessante della riflessione che è stata fatta prima, anzi delle due riflessioni che sono state fatte prima, è questo: noi ci troviamo di fronte a ragionare su un avvenimento che tuttavia è stato mediato. La nostra riflessione stessa è mediata dalle narrazioni, dalle rappresentazioni, dalle mitificazioni che sono state fatte nel frattempo. La distinzione tra fiumanesimo e fascismo, per esempio, e questo è un elemento fondamentale della riflessione di Serventi Longhi, è frutto di una lettura successiva agli avvenimenti, perché se noi analizziamo la propaganda d'annunziana dei mesi di Fiume, non c'è una distinzione tra fascisti e legionari. Si è legionari nel regno perché si sostiene D'Annunzio, si è fascisti a Fiume perché fondamentalmente i fascisti sono la nostra testa di ponte sul territorio metropolitano, fondamentalmente. Tant'è vero che quando D'Annunzio distribuisce
le medaglie di Ronchi, queste medaglie che lui istituisce per, che sono medaglie ispirate alle medaglie commemorative delle campagne militari fondamentalmente, ecco, le distribuisce anche ai fasci di combattimento dicendo: guardate, vi mando 5 medaglie di Ronchi, datele agli attivisti più meritevoli. Ed è qui che noi vediamo la confluenza e fondamentalmente non vediamo alcuna soluzione di continuità tra le rappresentazioni che vengono cucinate nel tempo sempre più radicali nell'ambito dei fasci di combattimento e quelle che vengono cucinate in maniera assai più raffinata da Fiume. Ed è interessante, è stato detto prima del Narodni Dom, degli eventi di Trieste. Noi ci vediamo che appunto il Narodni Dom è forse l'evento più eclatante di quella crisi di confine, perché di questo si tratta. A un certo punto abbiamo degli scontri a Spalato, città in cui c'è una piccolissima comunità italiana, tuttavia città il cui porto è occupato da una nave italiana e il cui capitano muore misteriosamente durante questi tumulti serali e viene immediatamente trasformato in martire di questo nuovo irredentismo. I suoi funerali simbolici vengono officiati in tutte le località occupate dalle truppe italiane in quei giorni, tra cui anche Fiume. E abbiamo un D'Annunzio che nel frattempo scrive a Caviglia dicendo: guardate che noi siamo pronti e siamo allenatissimi, adesso scoppia la crisi e siamo pronti, tant'è vero che lo dice anche agli stessi fiumani: se volete bloccare le manifestazioni state tranquilli, perché fondamentalmente presto il nemico avrà un più fiero castigo. E quindi insomma, più fiero castigo, chiaramente noi abbiamo una Fiume che si prepara. E Fiume, come tutti ogni occhio del ciclone che si rispetti, chiaramente è quel punto che alimenta retoricamente la violenza che avviene tutto intorno, tra cui anche Trieste. Gli squadristi che arrivano a Trieste forse non indossano ancora la camicia nera, gli squadristi che distruggono il Narodni Dom a Trieste, tuttavia portano uno di loro, almeno quello che l'ufficiale che muore nell'assalto, verrà decorato postumo con la medaglia di Ronchi. E il 14 luglio del 1920 abbiamo una lettera di D'Annunzio al suo rappresentante a Trieste, dice: manda i miei saluti affettuosi al capitano Giunta, Francesco Giunta, organizzatore dello squadrismo triestino e dell'assalto, se desidera rinforzi noi siamo pronti. Quindi da questo punto di vista è chiaro che questa dicotomia tra quello che accade a Fiume e quello che accade in Italia è il frutto di una serie di narrazioni che avvengono dopo e di cui ha parlato molto, e di cui ha parlato molto bene Serventi Longhi e che ha analizzato anche nella sua biografia su De Ambris. E allo stesso tempo ci accorgiamo di come, da questo punto di vista, la stessa Fiume sia effettivamente una vetrina di un fenomeno, che è quello analizzato da Mondini, di questa transizione di un esercito che dà forza in politica fondamentalmente, dà forza di sottofondo, da forza d'ordine diventa forza militante. Ma come lo diventa? Non lo diventa in maniera rumorosa e in maniera disordinata, perché le celebrazioni di D'Annunzio sono estremamente disciplinate, sono officiate con tutti i crismi della tradizione ottocentesca. C'è la madrina di reparto, che è la moglie del comandante di reparto, che consegna il gagliardetto, c'è la consegna delle medaglie, che sono medaglie commemorative della campagna militare di Fiume. E insomma, quindi da questo punto di vista noi dobbiamo tenere presente questa ulteriore, secondo me, ambivalenza che contribuisce a rendere maggiormente stimolante l'argomento, e anche per capire insomma che forse anche per gli stessi contemporanei non era così semplice leggere quello che stava accadendo, perché fondamentalmente abbiamo un D'Annunzio che sta trasformando l'immaginario, sta trasformando la dialettica politica, e qui vado a chiudere, ma allo stesso tempo si rivolge fino all'ultimo al generale Caviglia con tutti i crismi. Mio generale, il generale Ferrari e il generale Caviglia discutono in modo assolutamente cordiale e formale con D'Annunzio fino a pochi giorni prima dell'escalation del Natale di Sangue, fondamentalmente. Abbiamo lui che scrive, abbiamo le lettere di D'Annunzio che scrive al ministro della guerra, che scrive
esponenti delle istituzioni. Quindi è chiaro che è un cambiamento, è un passo questo, che non avviene in maniera netta, avviene attraverso una transizione che poi fondamentalmente va ad arricchire l'enigma intorno alla figura chiaramente di D'Annunzio e di tutti quelli che l'hanno seguito. Grazie, grazie mille, perché è stato veramente molto un intervento puntuale e molto interessante. Ci avviamo alla conclusione in qualche maniera. Vorrei naturalmente dare spazio a, se ci sono domande, tra chi ha ascoltato l'intervento. Anch'io avrei una mia curiosità, insomma, vorrei chiedervi il vostro punto di vista, anche in base a quello che è stato detto, sul fiumanesimo, cioè su quello che accade dopo, okay? Che è l'argomento che più magari ho studiato da troppo tempo, dovrei cercare di finalizzarlo ormai questo studio, ma insomma questo è un'altra questione. Effettivamente allora, quando io ho iniziato a studiare l'argomento, cioè la Federazione Nazionale dei Legionari Fiumani, ammetto essermi approcciato al tema convinto, insomma, che avrei sicuramente trovato una serie di figure schierate su posizioni nettamente antifasciste e quindi con l'idea di mostrare come questa associazione, cioè, questa associazione di reduci, definiamola così, del fiumanesimo, si distinguesse nettamente dal fascismo. In realtà, cioè, più sono entrato nella questione, nei documenti e nelle biografie, perché mi sono accorto che è veramente una storia di biografia, è difficilissimo creare una categoria e generalizzare, insomma la questione è un po' meno netta. È indubbio che la Federazione Nazionale dei Legionari Fiumani, che nasce immediatamente dopo la fine dell'impresa, che vede Alceste De Ambris come patrocinatore e alcune figure tra cui Eno Mecheri e altri che la costituiscono, abbia in un certo momento della sua storia delle posizioni fortemente ostili in qualche maniera al governo, perché a quel punto, prima, diciamo, tra la marcia su Roma e il periodo immediatamente successivo, la Federazione Nazionale dei Legionari Fiumani entra a far parte di Italia Viva, viene in qualche maniera Italia Viva, un lapsus terribile, Italia Libera, so perché Italia Viva, d'Italia Libera, e quindi di un'associazione, certo di reduci, ma su posizioni antifasciste, ok. Però poi, insomma, io mi sono accorto che più passa il tempo e più quegli ex fiumani, soprattutto che rimangono in Italia, perché poi ce ne sono alcuni che vanno via, vanno in Francia, cioè, ma chi rimane in Italia in qualche maniera con il regime ci convive. E ci convive anche abbastanza tranquillamente. Anche una figura come Umberto Calosci, che è il leader della federazione e che poi darà di sé un'immagine addirittura di quasi eroe della resistenza, insomma suo figlio muore in un'azione partigiana nei pressi di Aosta, eccetera, però anche lui, insomma, lavora, pubblica, scrive al governo per avere dei fondi, non vive in clandestinità, insomma, ecco, per arrivare a casi ancora più eclatanti. Mi è capitato appunto di studiare le carte dell'ufficio stralcio delle milizie fiumane, quindi questo ufficio che nasce inizialmente proprio a Fiume fondamentalmente per dare dei congedi, dei patentini di partecipazione all'impresa. Quando nel 39, siamo molto in là adesso, però mi sembra interessante, Ettore Muti, ex fiumano, diventa va a capo del PNF, quindi segretario del PNF, e concede l'anzianità ante marcia a chi può dimostrare di essere stato a Fiume. E beh, sono tantissimi che chiedono sto congedo, ma anche insospettabili, cioè per stare qui in Trentino, tra le carte di chi chiede il congedo, solo quello, non c'è la controprova, però la chiede Gigino Battisti, la chiede Gian Antonio Manci, sul versante triestino Ercole Miani, che è considerato, ed è poi a un certo punto, un rappresentante di spicco della resistenza, lui invece proprio scrive, anzi si preoccupa che sta tessera PNF non sia ancora arrivata, insomma, quindi io ho fatto tutte le carte, ho pagato il bollo, sto ancora aspettando la tessera. Ecco, è solamente una questione di comodo, cioè
siamo nel 39, il fascismo è in qualche maniera apparentemente vittorioso, ho difficoltà a inserirmi, a trovare lavoro, eccetera, ho bisogno della tessera, oppure tutto quello che avete detto fino adesso, anche l'interpretazione della Carta del Carnaro e dell'ordinamento dell'esercito come comunque documenti che portano, che postulano l'idea di un capo e di una di un'obbedienza al capo, alla fine permettono in qualche maniera più facilmente di venire a patti, diciamo, con il fascismo e quindi di rientrare nei ranghi da quale chissà se poi effettivamente erano usciti. Ecco, spero di non essere stato troppo lungo intanto e di poter avere una vostra opinione. Grazie mille. Se posso, forse la domanda sarebbe: ma perché no? Voglio dire, non dovremmo mai ricadere nell'equivoco che è stato ampiamente fugato, ma torna spesso, mi pare, un equivoco tipico anche in certi studi, cioè l'idea che il fiumanesimo e i fiumani fossero un monolito, così come l'idea che il fascismo fosse un monolito. Ancora prima del diventare regime a tempo pieno, ancora prima della sua definitiva consacrazione a partito-stato con un capo indiscutibile, il processo di elevazione di Mussolini a duce indiscutibile è un processo molto più lungo della conquista del potere, ovviamente. Il fascismo, come era stato il fiumanesimo, era in realtà un coacervo di anime diverse. Voglio dire, Federico l'hanno messo molto, molto bene in rilievo. A Fiume ci sono strutture che vengono rette da giovani provenienti da ottime famiglie che fanno un ottimo lavoro di amministrazione. Dopodiché, quello che noi vediamo, a mio avviso anche la caratteristica vera di Fiume, è il bordello a cielo aperto, ma è un'altra parte, cioè sono anime e segmenti diversi. L'appropriazione stessa, perché è un'appropriazione peraltro indebita, D'Annunzio da parte del fascismo, prima del fascismo movimento e poi del PNF, è un'appropriazione molto ambigua che gioca su una verità indiscutibile. D'Annunzio è un uomo simbolo, è un'icona. Voglio dire, agosto 1922 i squadristi occupano Palazzo Marino, quello che secondo me è il momento cruciale della corsa verso il potere. E cosa fanno? Con una botta di fortuna che contraddistingue la salita al potere del fascismo, in quel momento a Milano c'è D'Annunzio. Lo supplicano di venire a pronunciare un discorso, lui si affaccia al balcone di Palazzo Marino, occupato militarmente dagli squadristi, cioè occupato militarmente perché gli erano permesso. D'Annunzio arringa i milanesi dal balcone di Palazzo Marino, dubito ampiamente che quelli che erano sotto abbiano capito cosa stava dicendo. Il testo è molto fiorito, credo fosse un discorso abbastanza improvvisato, non ne sono sicuro, molto bello ma fondamentalmente incomprensibile come la gran parte dei suoi discorsi, ma non è questo il punto è che in quel momento D'Annunzio sta letteralmente benedicendo simbolicamente l'evento. Ora, qualche mese dopo siamo nelle settimane della marcia su Roma e c'è il grande mito dell'opposizione di D'Annunzio al fascismo. È vero? È falso? Ma probabilmente anche tutte e due, conoscendo D'Annunzio. Nel senso, D'Annunzio viene fagocitato dall'esperienza fascista, nella corsa al potere. Da questo punto di vista io devo dire, sono sempre convinto che in realtà la distinzione tra Mussolini come animale politico e D'Annunzio come animale non politico in realtà regga ancora da questo punto di vista, ma per un motivo, non perché D'Annunzio non sia quel geniale interprete della modernità estetizzante della politica. Lo è. Io sono convinto che sia stato un personaggio scellerato nella storia d'Italia e che il nostro paese ne avrebbe guadagnato a non averne avuto nemmeno sentito parlare. Ma non c'è dubbio che lui sia stato l'intellettuale pubblico più moderno di questo paese. Voglio dire, uno dei pochi intellettuali legittimi che nel 1914 lavorava col cinema, o meglio, prestava il suo nome al cinema. E in definitiva il migliore interprete della modernità mediatica della guerra totale. L'uomo immagine, D'Annunzio è un uomo immagine, è un frontman. Un uomo divo. Sì, è il divo. D'Annunzio è, questo gli studi sul divismo, che sono molto, in Italia molto limitati, ma interessanti,
ma ce lo dicono chiaramente, D'Annunzio è il primo divo della scena pubblica italiana. Oggi, purtroppo per noi, sottolineo purtroppo tre volte, essere un divo è quasi un prerequisito fondamentale se si vuole affrontare la carriera pubblica, ma all'epoca era qualcosa di spiazzante. D'Annunzio interpreta la modernità della vita pubblica, della politica e della dimensione mediatica, probabilmente essendo davanti 50 anni rispetto agli altri uomini pubblici del paese. Lo fa in maniera scellerata, e lo fa, è per questo che io tendo comunque a mantenere questa divisione, lo fa in realtà interpretando sì genialmente il ruolo di leader, ma sempre ed esclusivamente per i propri interessi personali. Io quando parlo di D'Annunzio come uomo non politico, in realtà recupero una dimensione della politica che forse negli anni 20 era effettivamente già fuori moda, cioè l'idea della politica liberal democratica, l'idea della res publica, l'idea del servizio. D'Annunzio è un geniale interprete dei cavoli suoi, diciamoci la verità. A D'Annunzio una cosa interessa, e una solamente, che è il poter calcare la scena, l'ultima scena del proprio teatro pubblico, e lo fa, devo dire, benissimo. Ma in realtà a un certo punto perde la partita, e io anche su questo continuo a ritenere che tra scellerati Mussolini sia uno scellerato più efficace, nel senso Mussolini invece, che da un punto di vista mediatico dell'interprete, noi abbiamo sempre andato avanti l'idea che Mussolini fosse questo geniale interprete dell'età delle masse e della retorica. Mussolini aveva qualcosa che D'Annunzio non aveva, secondo me, che era il training da retore di piazza socialista, ma lo fagocita, lo copia, se ne appropria delle movenze, se ne appropria della prossemica, e in qualche modo compie un processo di trasformazione d'annunziana della sua capacità di parlare alle masse. Dopodiché lo butta via. L'ho riassunto in maniera molto ruzza, ma l'idea è che D'Annunzio a un certo punto viene fagocitato e si rassegna. Si rassegna come tutti gli altri, come le varie anime del fiumanesimo, non tutte filofasciste, non tutte simpatizzanti sicuramente, ma molti sì, lo trovano conveniente. Ancora una volta, perché no? Voglio dire, all'inizio del 39 il regime è l'Italia. So che noi siamo stati abituati a pensare, dal famoso discorso di insediamento del governo a Roma nel 44, che l'Italia e il fascismo sono due cose differenti, ma non è vero. Voglio dire, all'inizio del 39 è tutto fascista e nulla è al di fuori del fascismo. È fascista l'università, sono fasciste le accademie, è fascista la ricerca, è fascista l'economia e sono fasciste le associazioni. Nessuna meraviglia. È stato, come dire, all'ombra del fascismo anche D'Annunzio finché è stato in vita, comodamente rifugiato nel suo ben ritiro. Io di questo devo dire, sono simpatiche queste voci di un suo possibile sfruttamento in chiave anti-mussoliniana. Sono sicuro che ci hanno pensato, anzi, siamo sicuri che ci hanno pensato. E a lui sarebbe pure piaciuto, conoscendolo, ma la verità è che non era in grado di farlo. Sì, poi appunto avendo fatto la biografia di Alceste De Ambris, poi ci torno un attimo tra un pochino, il rapporto tra Alceste De Ambris, che schematizzerò con D'Annunzio, mette in luce il rapporto personale proprio, il rapporto umano, politico ed estetico, mette proprio in luce tutte queste contraddizioni di D'Annunzio, perché De Ambris arriverà a ripudiare D'Annunzio nel 24-25. E poi in realtà sulla questione politico o non politico D'Annunzio, è chiaro che qui stiamo parlando di un Novecento che esplode non in Italia, esplode con l'affaire Dreyfus in Francia nel 1898. Adesso poi è uscita la mia monografia sulla ricezione in Italia dell'affaire Dreyfus per Viella da poche settimane, quindi so qualcosa. Quando questi modelli differenti di far politica cominciano a confliggere, a sovrapporsi, a condizionarsi, e la politica tradizionale e a livello europeo comincia a entrare in crisi. E quindi D'Annunzio è sicuramente un interprete di un nuovo modo di intendere la politica, che a suo modo è esplicitamente antipolitica, nel senso che rifiuta quelle modalità, quei sensi, quei contrappesi, quei ruoli, quell'assunzione di quella consapevolezza della centralità anche dei luoghi del potere, Roma, il Parlamento, il governo, il Quirinale, di cui lui
arriva uno dei suoi esperti, i massimi amici, a tirare un pitale sopra questi simboli del potere che D'Annunzio occupa, che D'Annunzio conquista. Questa è la grande differenza, mentre lui andava verso la Dalmazia, verso sono modi differenti di far politica. Quindi è chiaro che se si parla di D'Annunzio politico non si parla nel senso mussoliniano del termine, e per questo perde a livello di politica concreta. Ma non a caso è un mito che sopravvive, perché di fatto le feste della rivoluzione che sono state fatte nel 2021 ne dimostra, no? La sua persistenza, resilienza. Non ci sono feste di rivoluzione con Mussolini protagonista, un po' perché sarebbe probabilmente illegale e aprirebbe un po' più di polemiche, ma ha una forza suggestiva, per quello dico a volte il dominio di velluto è più pericoloso e più persistente che c'è, ma sono modi differenti. Quindi studiare D'Annunzio come uomo politico vuol dire mettere in luce il livello, quando si parla della parola, dell'estetica, della comunicazione, dei media come motori della storia, non solo come riflessi di una storia politico-diplomatica che ne sopravanza. È il tratto caratteristico della prima parte del Novecento. È stato detto che il Novecento è il secolo del primato della politica, perché poi di fatto la politicità, in particolare di Mussolini, delle democrazie del secondo dopoguerra, con la guerra fredda, anche nella sua guerra culturale, è comunque centrale. Ma all'inizio, in particolare fino all'assorbimento, fino alla seconda guerra mondiale, la sottile membrana che separa estetica e politica è la chiave di volta per comprendere quell'altro modo di far politica che si affacciava. E Mussolini, grande politico, non rifiuta quel modo di far politica, la assorbe, la utilizza e migliora la sua efficacia utilizzando quegli strumenti inventati, non inventati, a sua volta forse plagiati a livello europeo da D'Annunzio, che ne aveva fatti propri. De Ambris è più tipico esponente della mazziniano, repubblicano, sindacalista. Lui guardava un po' all'Ottocento, da ragazzo andava alle tombe di Carducci, faceva i suoi, come quella gioventù tra Parma, la Lunigiana, insomma aveva un suo universo. De Ambris si avvicina all'impresa fiumana, arriva a Fiume nel novembre del 1919, invitato da Rizzo e da Giulietti, che già cercavano in qualche modo di utilizzare nel 19 ottobre-novembre, tutti provano a utilizzare l'impresa fiumana per fini elettorali, perché c'erano le elezioni del novembre del 19 che tutti perdono e quindi tutti smettono di utilizzarlo. D'Annunzio si fa un po' utilizzare perché sa che così ha più appoggio, ma poi rifiuta, piano piano si smarca da tutti i movimenti politici esterni e anche dal fascismo prova a smarcarsi. D'Annunzio arriva lì e Rizzo, che l'aveva invitato, stava tenendo un discorso elettorale perché lui a Messina si sarebbe candidato come candidato d'annunziano. E lui scrive nella sua testimonianza: è assurdo che io arrivo qui al Teatro La Fenice e vedo fare un discorso elettorale nell'ambiente che è la più evidente negazione della logica elettoralistica, perché De Ambris la rifiutava. E De Ambris, Carli, questi personaggi vi trovano lì qualcosa di nuovo, un caleidoscopio di quello che dovrebbe essere il nuovo modo di far politica, privo di contrappesi democratici. La democrazia diretta è la sostituzione del regime parlamentare con una logica di pseudo-sovietista, possiamo dire, ma comunque di rapporto diretto. Le camere delle corporazioni sono una camera tecnica con un elettorato interno alle categorie professionali, eccetera eccetera. Lo sappiamo che nella Carta del Carnaro c'è questo, cioè è antidemocratica nel senso liberale del termine. Noi la possiamo concepire in termini democratici perché nel Novecento lo stesso termine democrazia ha assunto diverse dimensioni semantiche, quindi non a caso l'Unione Sovietica si dichiarava, e tuttora la Cina si dichiara più democratica delle potenze occidentali, perché dipende, diciamo, dall'utilizzo che si fa di questo termine. De Ambris punta su D'Annunzio, diventa uno dei migliori amici di D'Annunzio, tra i pochissimi proclami fatti da D'Annunzio nell'aprile 21 per appoggiare candidature, perché poi De Ambris torna in Italia e non se lo fila più nessuno. A Parma non ha fatto terra bruciata ancora nel 21, perché era sempre quello interventista, gli anarchici l'avevano fatto fuori, e quello amico di D'Annunzio, non può, perché già all'epoca la sinistra, che ne dica la sovrapposizione di miti successivi, tutta la sinistra rivoluzionaria, anarchica, socialista e quant'altro, a parte 3-4 strani personaggi, Nino Daniele e altri, tutti rifiutano il mito d'annunziano.
che rimane abbastanza isolato. È De Ambris, cioè D'Annunzio scrive una cosa di De Ambris, ricicla roba sua, non è che ne scrive una cosa originale. De Ambris vuole che D'Annunzio diventi il capo di un programma non tanto antifascista quanto diverso dal fascismo, che diventi una forza politica che conti. Vuole creare un movimento probabilmente insurrezionale e sovversivo che affianchi e lotti fuori dal socialismo, fuori dal, diciamo, una terza via tra socialismo e fascismo. D'Annunzio si rifiuta costantemente. D'Annunzio, questo non è vero che lui non ne sarebbe stato capace, perché non abbiamo, diciamo, la controprova, è sicuro da quello che scrive quando dice: io rifiuto che venga utilizzato la qualifica di d'annunziano per qualunque movimento non solo estetico ma anche politico. Lui disconosce la federazione, progressivamente disconosce la Federazione Nazionale delle Legioni Fiumani e l'emanazione politica, l'Unione Spirituale d'Annunziana, che ne esce fuori con Caloscio e loro. E De Ambris la scrive delle lettere che sono straordinarie, non direttamente a D'Annunzio ma a Foscanelli, a Caloscio, e sono quelle che poi avevo ritrovato a Parigi, in cui dice: D'Annunzio ci dice di non fare, D'Annunzio ci impone di non fare, di rimanere a guardare, di non diventare protagonisti tra il 22 e il 23. E De Ambris diventerà antifascista suo malgrado, tra l'agosto diventerà, nel nome di De Ambris più che De Ambris stesso, ci sarà la grande insurrezione di Parma, quando tutto quel fronte corridoniano, anarchico, si metterà insieme in nome ardito e l'ardito del popolo, in nome dell'unità armata antifascista. Ma finisce lì, sarà un momento in cui si riscoprirà Mazziniano, De Ambris verrà bastonato a Genova e portato in condizioni malconce sotto il monumento di Mazzini, per essere umiliato sotto il monumento di Mazzini da un gruppo di fascisti e legionari, tanto che il discorso del Palazzo Marino aveva funzionato, e scappò poi in Francia. Quindi la sua scrittura, la sua delusione per D'Annunzio è talmente evidente e talmente progressiva, in cui dice: dovevamo andare avanti a prescindere da D'Annunzio, che è la dimostrazione più ampia del fatto che se D'Annunzio non ha sposato la causa fascista, dal mio punto di vista soprattutto per questa implicita politicità del mussolinismo e del fascismo che a D'Annunzio stava in qualche modo stretto dal punto di vista etico e culturale, sicuramente non ha mai detto una parola contro il fascismo. E questo, siccome poi ne parlavamo altre volte, anche le sue famose frasi contro lo schiavismo agrario, anche le sue famose strade sulla fetida ruina, sono tutte frasi che sono state interpretate dentro una dicotomia fascismo-antifascismo che non rendono giustizia neanche a quelle parole, dove c'era una depressione rispetto a quello che stava accadendo, lui stesso che diventava anziano e non poteva più contare, c'era il fatto di vedere che i legionari non partecipavano più a un progetto palingenetico ma partecipavano a un progetto di lotta di classe e abbracciavano una lotta parziale di partito. Quindi su quello, cioè, uno aspetta, perché poi l'altra grande domanda è non solo quanto nella Federazione Nazionale dei Legionari Fiumani c'erano antifascisti e fascisti, ma quanto dei legionari entrano, perché questa è la mia domanda sempre, perché c'erano tanti, nello squadrismo, e sono la stragrande maggioranza con ruoli direttivi, come Ulisse Iliori, che era il capo, era la figura che simbolicamente, militarmente, come ardito, più incarnava questo poema patriottico, era il campione del poema patriottico, cioè era mutilato, matto, abbastanza matto, coraggioso, aveva la madrina che consegnava, era perfetto. E lui dirige le squadre d'azione dell'Umbria e del Lazio nella marcia su Roma. Quindi è chiaro che lì quello andrà a combinare, no? Quanto entrano nello squadrismo e quanto invece appunto rimangono in belle. Perfetto. Purtroppo il tempo è tiranno, però anche a Federico chiedere un 2 minuti. Sarò velocissimo, giusto perché c'è ben poco da aggiungere a queste due riflessioni importantissime. Giusto per chiarire 2 cose. Allora, riguardo i legionari, in attesa di appunto leggere i tuoi lavori, Alessio, anch'io mi associo a quanto detto, nel senso che a un certo punto abbiamo tutta questa generazione fondamentalmente di d'annunziani che effettivamente vengono sedotti da D'Annunzio tra il 19 e il 20, 21, 22, e che chiaramente negli anni successivi
cercano un orizzonte per continuare a muoversi in quella direzione e cercano chiaramente l'orizzonte che garantisce loro di continuare fondamentalmente a essere legionari. E allora a me viene in mente, se citato prima Foscanelli, Umberto Foscanelli, che è uno degli organizzatori anche della Federazione Legionaria, è uno dei è il braccio destro, potremmo dire, di De Ambris. Bene, Foscanelli, mi sono imbattuto durante la mia ricerca sul mito fascista dell'impresa fiumana, guida le comitive di reduci e di militari durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi durante la guerra fascista. Lui è la guida designata per portare comitive dei militari al Vittoriale. D'Annunzio è morto da poco, lui non è soltanto la guida ufficiale delle comitive militari al Vittoriale, è rievocatore ufficiale di D'Annunzio, ma è addirittura colui che racconta, che rievoca D'Annunzio e l'impresa di Fiume sul Popolo d'Italia nelle ricorrenze della Marcia di Ronchi durante la Seconda Guerra Mondiale. E che cosa scrive Foscanelli, De Ambrisiano, ex De Ambrisiano? Dice: se il comandante fosse vivo, se Guido Keller fosse vivo, se i legionari Italo Conci, Mario Asso, tutti i nostri martiri fossero vivi, quanto sarebbero fieri di noi, quanto sarebbero fieri di poter riprendere le armi contro l'inghilese altero, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è Foscanelli, uno che poi, quando cade poi il fascismo, è autore di alcuni libelli, D'Annunzio e l'ora sociale, per esempio, nel 1956, che fondamentalmente riprendono a svincolare D'Annunzio dal fascismo, cioè riprendendo quindi la narrazione De Ambrisiano. Quindi questo è interessante. Ultima e brevissima chiosa su quanto dicevamo riguardo alla distinzione D'Annunzio politico o scrittore, giusto perché mi interessa chiarire la mia ipotesi di lavoro. A mio parere, e poi in attesa anche di approfondire la cosa, di leggere D'Arrigo, eccetera, secondo me con D'Annunzio, il D'Annunzio politico in particolare, dovremmo anche riflettere su ciò che è il risultato della sua azione come intellettuale, come esteta, come uomo, come frontman con determinate idee politiche, e lo vediamo già quando è giovane, quando arriva a Roma, cioè le idee politiche di D'Annunzio sono chiare fondamentalmente, in più di un'occasione lui le chiarisce anche quando è in borghese e tanto più dopo il 1915. Ora dovremmo distinguere quindi quello che è il risultato pubblico sull'immaginario della sua opera di frontman, ovvero D'Annunzio è il nostro portavoce. D'Annunzio è il portavoce di quell'Italia, di quel sistema, di quella balingenesi che sta avvenendo in quest'epoca. E va bene, è l'interprete designato. Ora, passiamo a ragionare su quello che vuole D'Annunzio. E qui, appunto, si è parlato di alcune possibili spiegazioni. Cioè, D'Annunzio è un uomo che intimamente persegue una missione antropologica, sociale, da uomo politico fondamentalmente, oppure è qualcos'altro? Io propendo per questa seconda spiegazione, o meglio, la suggerisco, poi ci si potrà discutere. D'Annunzio, io lo vedo, oltre alle sue idee politiche, particolarmente interessato a una cosa: consegnare la sua figura e la sua opera all'epopea nazionale, fondamentalmente. Lui vuole riconosciuto il suo ruolo nella guerra, vuole riconosciuto il suo ruolo a Fiume, e lo dimostra in più di un'occasione, lo dimostra in tutte le sue dichiarazioni, anche nel periodo del 21-22, quando ci sono legionari che lottano contro squadristi, gli squadristi, poeta, parlateci, comandante, dite qualcosa, e lui dice: la Marcia di Ronchi è il più alto fatto nazionale, deve essere riconosciuto questo. Guarda caso, una delle prime cose che gli concede Mussolini, qual è nel 23, è trasformare la sua casa in un monumento nazionale. E questa è una delle prime cose che lui chiede. E dopodiché perseguirà con questa nuova Italia, perché è l'Italia, il fascismo in quel momento, questa nuova Italia che fondamentalmente, cioè io non credo che D'Annunzio fosse scandalizzato dalla prassi squadrista, perché a Fiume non se ne parla mai, ma Fiume è una città sotto corte marziale, eh? È una città dove non sono permessi il lavoratore, dove non sono permessi i giornali autonomisti, dove gli autonomisti vengono messi in galera o espulsi, dove i filo jugoslavi, e sono molti, vengono espulsi, d'accordo? Dove vige una legge marziale, dove a un certo punto, insomma,
si pratica e si pubblicizza la violenza come metodo politico. Tant'è vero che il colonnello o generale Tamayo, pochi giorni prima del Natale di Sangue, lo scrive ad Annunzio: senti, dia una parola ai legionari, perché loro sono scalpitano per sparare contro i soldati italiani, contro i soldati del governo. Fai qualcosa, solo tu puoi fermare questa fame, questi appetiti cainici, dice così. Ora, tornando ad Annunzio durante il fascismo, noi vediamo in questi anni in cui il governo fascista dà ad Annunzio quello che secondo me è ciò che lo ossessionava: avere un suo posto nel pantheon nazionale, vedere riconosciuta la sua opera per il confine Giulio, come lo chiamava lui, anche se lui dice sempre: il mio confine sono le Alpi Bebie e le Dinariche, quindi andiamo fino a giù. Esattamente, quindi il bacino idrogeografico. E guarda caso lui poi cosa fa? Il suo vittoriale non è scelto a caso, perché lui lo dichiara in questo bellissimo testo che peraltro analizzi, che è il Palladio sul Garda. Lui decide, dopo aver difeso un confine, di andare a difendere un altro confine, quello verso il Trentino. E tant'è vero che i primi legionari caduti che lui fa seppellire al vittoriale sono dei trentini, sono Italo Conci e poi c'è Giuseppe Piffer, appunto, che viene incluso lì. Quindi da questo punto di vista, secondo me, se non altro come ipotesi di lavoro, io chiedo: non è che D'Annunzio non abbia mai terminato di ragionare da artista, come imprenditore di se stesso, e a un certo punto della sua vita dice: io ho certe idee politiche che si combinano perfettamente col mio lavoro di, oggi diremo, influencer, scusatemi il termine. Forse è un'ipotesi grezza, però forse a volte è meglio anche ritornare. Così se lo facciamo, finiamo con una cosa dialogica. Sì, no, sì. Cioè, l'ipotesi è possibile che questo egocentrismo sull'elemento, sì, no? Prepolitico, impolitico, apolitico, perché non ha una reale nel senso della post-politica. La cosa? Il crinale del Novecento nelle sue applicazioni, il modo nuovo di muovere la storia, perché poi quelle cose, quindi la crisi delle ideologie che inizia, no? E che poi dopo si rallenta negli anni della guerra fredda, ma perché ha due blocchi che ne incarnano in qualche modo due idee, a che punto nella post politica riesplode? Chi si avvicina alla politica? Chi adesso fa politica, certo, avendo in mente una dimensione antropologica? Allora, quello che poi fa. Non c'era anche lì questo egocentrismo, piuttosto che essere non politico, solo artistico. Non ha dentro, non è un segno, non è un segno di una politica che sta cambiando, no? Sicuramente. E quindi su questa ipotesi, che è sicuramente uno si confronterà, cominciamo a si ragiona di un poema patriottico, di costruire il proprio far politica che diventa. No, purtroppo il tempo a nostra disposizione credo che sia ci fanno cenno appunto dalla regia che dobbiamo terminare. Starei ore a parlare, comunque credo sì. Proseguiamo dopo. Ringrazio chi è venuto tra di noi e grazie davvero per questo bellissimo incontro. Per gli insegnanti che hanno lasciato la propria mail, mandiamo poi via mail l'attestato di partecipazione per vedersi riconosciuti i crediti formativi. Grazie.